Allora, cari miei disgustosi, senza ulteriori cincischiamenti, non vi dico che vado a presentarvi il party perché già lo conoscete, ma vado a mostrarvi il party. Ragazzi, io vi muto su OBS Ninja perché oggi stiamo sperimentando cose. Oggi mi ha messo da parte un attimo StreamYard e stiamo provando una nuova piattaforma. Qualitativamente a livello di video è fighissimo. Se fa 5 secondi crolla tutto. F. F Siamo in chat. tristi, però È è stato bello, stato c'è cioè, bello. stato qualità breve Molto per bello. poco, però qualità. Però qualità. Allora, ho visto la chat, presi a mille, già un sacco di sub, grazie mille a tutti, un po' di sub. Tutti belli carichi per questo inizio di viaggio. Non ho neanche che canzoncina posso metterci sotto di cazzeggio. Mettiamone una. Stavo già per cliccare della roba che mi copyright strikeano subito fortissimo. Non metteremo un cazzo. Perfetto, risolto. Molto bene, Bene, sì, risolto. ci Ho detto, piace, cavolo. bene, bene. Allora, premessa. Io dovrei imparare a farmi dei discorsi di inizio live. Fine della premessa. Inizio della live vero. Innanzitutto, io devo Questo era il persone. discorso inizio live, Sì, ora la premessa della inizio. premessa. Vedo che non cambia mai questo Hai discorso, che bello. visto? Infatti, sempre Siamo sempre molto quello. genuini. Un giorno capirò che essere genuini fa cagare, ma non è questo il giorno. Allora, io devo assolutamente ringraziare i ragazzi di Nomana perché questa sera abbiamo ben due canzoni create appositamente per noi, di cui una non lo so se la vedremo, se la sentiremo più che altro. L'altra sicuramente perché oltre che essere la sigla della campagna stessa sarà letteralmente la musica di recap di ogni episodio, quindi ogni sessione si aprirà con la stessa canzoncina, fatta appositamente per noi. Quindi fighissimo. Ecco. Questo Tra l'altro, sicuro. recap che farà sempre Anna. Ci sto. Mi prenderò questo onore sulle spalle e lo porterò a termine tutte le volte. Allora, vi Vedremo. Brava, l'ha detto, eh? propongo. L'ha Noi detto. abbiamo deciso che giocheremo un D&D molto nudo e crudo, ma con la possibilità di accordarci su un po' di cose. Per adesso stiamo giocando veramente livello hardcore dell'hardcore, cioè proprio. Non ci stiamo assolutamente mettendo in difficoltà da soli, voi soprattutto, io in Ma realtà. sì. Ma ho una cosa, una proposta positiva per voi. Ovvero, siccome, come giustamente ha sottolineato indirettamente Gabriel, si è passata Valentino Rossi sotto casa mia. Salutiamo Valentino. Salutiamo. Siccome, Ci come ha segue sempre. giustamente indirettamente sottolineato Gabriel, molto spesso fare il recap è vista dai giocatori come un che palle fallo tu. Io di solito propongo ai miei giocatori, chi fa la recap o comincia con un'ispirazione o ottiene un dado vita. Un premio, così, una cosa, assolutamente off game, così un Un premietto per livello chi si in fa più questo a chi sbaglio. fa recap. Forse è Basta. troppo. 5 livelli in più a chi fa recap. Alla Ma terza sessione di se io ti dovessi chiacchiere. fare un recap tipo con bellissimo video con le immagini del mio voiceover, quanti dadi vita riesco ad avere? Perché è Esatto. importante Quanti questo artefatti posso per la mia avere? sopravvivenza, quanti dadi vita potrei ottenere? Vabbè, ti posso mandare i riassunti su manoscritto proprio, no? Su pergamena con. Sempre uno. Sempre uno, allora, ci penso, ci Lisciarsi il penso. master non boosta la reward, rimane Niente. sempre quella. Però, Anna in tutto questo è annichilita. No, Già fai perché busta. io mi sono guadagnata il mio dado vita, giusto? Non hai ancora fatto un cazzo, devi ancora Adesso non partire. hai fatto Senza niente, ma riassunti. ha solo detto scusami. sì, lo farò. No, ma già, Sulla non, fiducia. l'intenzione non vale, Già se Anna. lo sente No, in ci tasca, ok, va ho provato, bene. dai. Allora, come dicevamo, noi giocheremo lo starter set di quinta edizione. Non lo prendo in questo momento perché ho il delirio sulla scheda, sulla scrivania. Prendo il libricino, eccolo qua. Lo giocheremo paro paro all'avventura. Ovviamente qua e là ci sarà dell'improvvisazione. Principalmente da parte mia, perché i giocatori improvviseranno tutto il tempo. E dove cercherò di andare dietro alle loro follie, ma la storia che giocheremo è quella. Compreso l'incipit iniziale e quant'altro. Io cercherò comunque di dare al tutto un taglio meno D&D-oso classico e più cinematografico action possibile. Per il semplice fatto che, ok, giocare D&D però siamo live comunque, dobbiamo intrattenere. Se vedete soltanto delle miniature che semenano, beh, passa più.
Immagino, poi invece mi dite no, vogliamo solo schiaffi, giocheremo solo schiaffi. Laura sarà contentissima di questa cosa. Laura sarà la persona più contenta della faccia della terra. Salva anche tu una Cassandra guerriero. Evita gli scontri su D&D. Grazie. Attenzione, Bakes impazzisce, regala una mia 10 sub così. Grazie mille, Bakes. Impazzito. Sì. Ok, allora tiro iniziativa. Quanto è Fakes? È una sfida. Sì, a caso. L'ho presa male, va bene. Allora, cos'altro avevo da dire? Boh, io avevo da dire delle cose, ma non me le ricorderò sicuramente a metà sessione. Dio, dovevo dire questa cosa, non l'ho detta. Fa niente. Sto cercando di accimolare l'idea facendo finta di... ma niente. Voi avete dubbi, domande, perplessità prima di cominciare? Facciamo una live solo su questo. Solo sui dubbi. Già fatta, l'abbiamo già fatta. Non possiamo farlo. È presa dall'emozione, non vale. In tutto questo, c'è la... Vabbè, anche Candy Scorpio è impazzito. Io non ho neanche messo un sub goal a questa live. Cioè, c'è sub goal, ma non c'è scritto neanche dove si ottiene. Anche Candy Scorpio, grazie mille per le sub in regalo. Ho visto che c'è stato un supporto. Viene da Netta supporto, che ha supportato. Donando 11 euro, quindi proprio una persona più coerente del mondo. Sì, probabile ti ha scritto qualcosa. Aspetta, esatto. Lo sto cercando, perché non ho la vocina che grande legge. Grande supporto. Quanto è piccolino questo coso qua. Bellino supporto. Ah, vedi. Aivo, Guarda altro. Lo odio, basta. Cioè, non odio il supporto, odio. Ma che palla, è impazzito? Cosa succede? È giornata di stipendi, ragazzi. Avete preso soldi tutti oggi. Siete tutti... Ha scritto qualcosa di incomprensibilissimo. Ora è proprio a cavallo fra i due, impossibile da leggere. Sai come lo devo... lo ringraziamo comunque. No, però posso farlo direttamente da qua. Avete un talento per mettermi in difficoltà, ma è incredibile. Però penso comunque. Allora, ce la farò, questo è Candy Scorpio. Niente, non me lo dice. Mannaggia. Allora, prometto che alla fine della live me lo vado a ripescare in grosso. Adesso è impossibile, perché continuo a muoversi, delirio. Cercherò di parlare forte. Mi dicono che mi si sente bassa. In realtà è lo stesso microfono delle dirette, quindi non ho idea del perché. Vedo se io posso boostarti in qualche modo o no. Sei già a cannone di volume qua. Boh, non vorrei che... Io ti sento abbastanza bene comunque. Ok. Magari prova ad avvicinarlo, non lo so. E più di così la vedo dura. Ok. Allora, dicevamo, voi avete dubbi, domande, perplessità? Laura, non inerenti al gioco, inerenti proprio a quello che andremo a giocare, alla campagna di per sé. Nulla di particolare, perfetto. Cos'altro avevo pensato di dirvi? Avevo pensato di dirvi... ve lo dirò vivendo, non lo so. La re lagga un po' ogni tanto. Questo spero non dipenda da me. No, io ho il bitrate rocceo in questo momento, quindi... Non dipende da me, dipende dal signor Twitch. Salutiamo sempre il signor Twitch. Un giorno ragionerà i server anche lui. Allora, come si svolgerà questo inizio? Io adesso vi dipingerò un attimino il contesto, ok? Quello che letteralmente per noi sarà... No, ci andiamo, non vi faccio spoiler. Vi permetto di prepararvi un attimino, così da non essere colti alla sprovvista. Vi faccio una mini scena introduttiva. Ci sarà immediatamente, giusto perché abbiamo detto vogliamo dare un taglio cinematografico, facciamolo, quindi ci sarà immediatamente un flashback. Durante il flashback noi capiremo chi sono i protagonisti di questa storia, che cosa stanno facendo, che cosa abbiamo visto nel primissimo frame di questa avventura, e quella sarà letteralmente la nostra sigla, e io vi passerò la palla, voi mi direte cosa stava facendo il vostro personaggio, e mi piacerebbe che semplicemente ci dipingeste una giornata qualsiasi del vostro personaggio, magari non mettere... va di corpo mentre fa una roba interessante che lo caratterizza, quello che è la sua normalità. Possono anche essere è come la sigla degli anime, cioè non è che gli eventi che vediamo sono cronologicamente di seguito, non è importante, un momento qualsiasi. Poi vi darò la quest principale e quello sarà molto chiaro, poi ritorneremo laddove è iniziato il flashback e l'avventura comincerà davvero. Ci siamo? Perfetto. Allora, io ringrazio tutti del supporto completamente folle di questa sera, Hype Train di livello 5, anche Entropia ha regalato delle sub,
Oggi i mod avranno un po' di lavoro da fare, mi dispiace. Ho visto una seconda donazione da parte di supporto che probabilmente mi sgridava dicendo: "Se cretino, leggi quello che ho scritto." Ha completamente ragione, non posso che dire altrimenti. Vi dico, chat, come sempre, non abbiamo gli almeno io non ho gli alert attivi, quindi non si sente suono perché sennò mi taggerebbe ogni 2 secondi ogni singolo follow. E soprattutto, non so loro, io non so quanto riuscirò a leggere la chat. Se ci sono dei momenti in cui loro chiacchierano tanto fra di loro, magari spulcio. Però di norma la priorità è alla sessione. Detto questo, io ho la finestra aperta. Se sentite che c'è troppo rumore di fondo, troppo fastidio di qualsiasi cosa, spammatemelo in chat. A quel punto lo leggo e ci metto una pezza. Ok? La godibilità e fruibilità del tutto come prima cosa. Detto questo, se voi ci siete, signori, noi andiamo a cominciare. Allora, la nostra prima scena, neanche l'incipit della prima scena, è un paesaggio come tanti. Quello che sembrerebbe essere una via, un percorso assolutamente lavorato, costruito e battuto da molte, molte persone, che sembra passare in mezzo a boschi e foreste. Vediamo quindi questa stradina di terra battuta più e più volte, con al fianco una vegetazione piuttosto fitta. E in lontananza un puntino, qualcosa che noi che guardiamo capiamo che si sta avvicinando a noi. Ma non c'è bisogno che noi aspettiamo. È l'inquadratura stessa che comincia ad avanzare e va incontro a questo puntino, e in pochissimo tempo riusciamo a capire che è un carretto. Questo carretto ospita quattro figure. E è il classico carretto, ok? Quindi ci sono dei buoi che lo trainano e sul retro c'è della roba, sacchi, casse, cose, coperte. Non sappiamo chi sono queste persone. Abbiamo un'inquadratura molto rapida di tutti e quattro, ma non riusciamo a mettere a fuoco nessuno perché non conosciamo ancora i nostri protagonisti. Ma quando la camera sta per quasi mettere effettivamente a fuoco la scena, tutto comincia a desaturarsi e capiamo che la sfumatura ci sta buttando in un flashback. Il nostro flashback si apre con una delle visioni che chiunque abbia bazzicato la Costa della Spada, D&D canonico in generale, riconosce in pochissimi secondi. Siamo a Neverwinter, una delle città più importanti dell'ambientazione, e scivoliamo rapidi all'interno di molte delle vie della città. Vediamo tantissime cose, vediamo tantissime persone, tantissime attività. È una giornata, potrebbe essere un primo pomeriggio, quindi la città è attiva al 100%. Ma mentre tutte quelle che sono le comparse di questa scena non vengono bene messe a fuoco, sono soltanto fugaci visioni, la nostra inquadratura si sofferma uno per volta su quattro figure in particolare. Sono i nostri quattro protagonisti, intenti a fare quello che fanno nella loro vita di tutti i giorni. Non sappiamo se vivono a Neverwinter o se sono qui di passaggio, non sappiamo se stiamo vedendo un passato tutto sommato prossimo o molto remoto. Sappiamo soltanto che, in base al tempo che gli viene dato a schermo, loro probabilmente sono importanti in questa storia. Se volete andare con un ordine di volontà vostra, ditemi pure. Chi vuole colga la palla e ci illustra il suo personaggio con una breve descrizione, ma più di com'è fisicamente ci interessa cosa sta facendo in questo momento, cosa riusciamo a cogliere di lui in questa fugace occhiata. A voi la palla. Chi vuole andare? Non c'è un premio per buttarsi nella sigla. Senza premio. Senza Vai, premio. ci sto. Vai. Cassandra sta giocherellando con una moneta. Ogni tanto si assicura di avere la sacchetta ben assicurata alla cintola e si guarda attorno. Dispensa saluti e sorrisi cordiali a chiunque sia intorno e poi per sicurezza controlla nuovamente il sacchetto con le monete. Perfetto. Su chi ci soffermiamo dopo? Vado io. Vada.
Werther è un halfling che si può vedere in qualsiasi città, con un cappotto di pelle marrone, abbastanza logoro, un piccolo arco sulle spalle, una faretra, sembrerebbe un cacciatore con questa barba un po' lunga e i capelli legati. Lo vedete che sta in una taverna giocando a carte con un paio di umani e a quanto pare uno sta barando e quindi lo vedete concludere questa fantastica partita con una bella scazzottata e volta al fatto di rubargli i soldi dalle tasche. Quindi. Perfetto. Arrivo. Vada. Ok. Subito dopo vedete in un mercato un nano pelato con una barba lunga e degli anelli intrecciati appunto all'interno della barba. E questo nano è un chierico, chiaramente, sul petto un simbolo della divinità di Mortan Morduin, e sta attualmente comprando del cibo che subito dopo vedete dare a un bambino che stava chiedendo la carità in quel punto. Perfetto. Infine. Ci spostiamo al porto, dove trovate Rune, che come al solito ha le sue trecce molto pratiche sulla testa, ha un sacco sulla schiena, lei corre tutto il giorno, insomma deve fare avanti e indietro per mantenersi, e un'altra volta diciamo che si toglie di nuovo il sangue dal naso perché c'è stata un'altra scazzottata, insomma c'era gente da proteggere e non poteva assolutamente tirarsi indietro, come quella volta in cui si è guadagnata la sua cicatrice sull'occhio. E niente, finita la scazzottata, la Rune, la nostra piccola Rune, non è tanto alta, si avvia verso la città, comunque il lavoro chiama. Perfetto, e con Rune che si allontana, vediamo l'inquadratura che rimane ferma lì dov'è, smette di muoversi impazzita per la città, indugia, piano piano comincia a girare in vista del mare, e quando una nave ci passa davanti occludendoci la vista, abbiamo un cut, un taglio scena. Nella scena dopo vediamo queste stesse quattro figure che abbiamo appena, tra molte virgolette, conosciuto, davanti a una figura. La figura non è imponente, è un nano, bello corpulento, come tutti i nani, che in maniera molto rapida, frettolosa, gli dà un incarico. Questa è la quest. L'incarico è semplice per una paga onesta, ma il classico per qualcuno che vuole, come voi, ambisce quantomeno ad affermarsi come avventuriero. E quindi vi viene chiesto di scortare un carro, degli approvvigionamenti, delle provviste, da Neverwinter, la città dove siete, a Phandalin, che vi viene descritta come una piccola città, diciamo di campagna, una piccola realtà molto fuori dalle zone urbane normali, e per questo la città di per sé è sicura, il percorso un pochino meno, e quindi si ritiene opportuno affidare la scorta a un trasporto comunque importante, perché va consegnato all'empoglio della città, che altrimenti sarebbe sprovvisto di beni di prima necessità, a degli avventurieri, a qualcuno che ambisce a diventare un avventuriero, essendo voi personaggi di livello 1, quindi non per più gente comune, ma neanche persone ancora famose o dalle gesta incredibili. La paga è onesta, sono 10 monete d'oro a testa, nel momento in cui consegnate all'empoglio di Phandalin, pagate direttamente da chi riceve la consegna, vi viene dato un nome. Questa persona che avete davanti si chiama Grunder Rockseeker. È un nano che tutti voi conoscete per un motivo che chiederò a voi. Può essere un vostro amico, parente, può essere qualcuno che vi ha aiutato in un momento di difficoltà, può essere semplicemente qualcuno che di quando in quando vi fornisce un lavoretto, okay? Qualcuno che comunque di avventure ne sa, ne ha vissuta anche qualcuna, e che quindi potrebbe fornirvi un buon gancio. Ma
il vero legame che vi avvicina a questa persona, che può essere anche una roba super easy, non deve essere una roba necessariamente profondissima, lo lascio decidere a voi. Se vi usciranno idee interessanti, non è detto che possano effettivamente diventare parte stessa della storia. Teniamo il giro di prima? Sì. Cassandra, tu ce l'hai il... Qual è il tuo... Come è conosciuto questo Gundren? Io sono alla ricerca di informazioni. Ok. Da tempo. Uh-huh. E ultimamente ho saputo che Messer Rockseeker fosse in città e quindi mi sono semplicemente presentata dicendo di essere in cerca di un lavoro. Lui sa solo questo, che a me di tanto in tanto serve un lavoro. Io non faccio domande, lui non fa domande e il nostro rapporto lavorativo va alla grande così. Ok, ti aggiungo un po' di spicy. Il nostro nano, durante l'ultimo incarico, quindi quello precedente a questo, ha stuzzicato non poco la tua curiosità, perché si vede che hai svolto particolarmente bene il compito, hai detto qualcosa che l'ha colpito, e in maniera molto fugace, subito prima di salutarvi, si è lasciato sfuggire un "segui la mia strada, ragazza, e scoprirai qualcosa di incredibile". Non hai capito se erano i vaneggiamenti di un nano troppo pieno di sé, come spesso accade, o se effettivamente era la promessa di qualcosa di grande, però una lampadina si è accesa. Nel dubbio seguo. Poi, andiamo a te. Tocca a me, sì. Allora, io ho conosciuto Grunder dopo che me ne sono andato da Phandalin, perché avevo bisogno di informazioni su una persona che vive a Phandalin, una certa Alia. Mi hanno detto che potrebbe aiutarmi in quello che io devo fare a Phandalin. Okay. E quindi mi ha detto, beh, se devi proprio andare a Phandalin a cercarla, ti procuro questo lavoro, ed è stato appunto il gancio per il lavoro. Perfetto. E mi ha detto appunto dove puoi trovarla a Phandalin. Perfetto. Eirak? Io sentir dire, anzi chiamare mio cugino Ser Rockseeker. Rockseeker, mi fa un po' ridere, insomma, lo conosco da una vita. L'ho visto ubriacarsi più di una volta, l'ho visto fare figuracce più di una volta, però so che è di buon cuore, ho del lavoro da fare, ho avuto informazioni tramite lui e agli altri miei cugini di cose da fare all'interno della città e perché non guadagnare mentre viaggio. Perfetto. Io Roxy, che l'ho visto un sacco di volte al porto, ha conosciuto la mia famiglia, sa che siamo delle brave persone a cui si può assolutamente affidare qualcosa, e tante volte io ho sbrigato dei lavoretti per lui, tra portare carichi a destra e a sinistra, insomma, un po' di volte gli sono stata utile, e soprattutto sa quanto io ambisca all'avventura. E quindi non poteva non chiamarmi. Mi ha detto che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Sicuramente io sarei tornata utile, quindi non ho fatto altro che presentarmi al luogo in cui mi aveva chiesto di presentarmi. Perfetto. E con questo la scena comincia ad avere dei colori nuovamente belli, pieni, intensi, e la nostra sigla si conclude e la nostra prima scena comincia. E torniamo a vedere il carretto, ma questa volta le quattro figure che lo scortano le conosciamo, quantomeno le riconosciamo. Allora, prima di cominciare effettivamente l'avventura, io vi dico semplicemente due cose. La prima, noi giocheremo D&D puro, quindi vi chiederei uno sforzo che, se avete sviluppato, e può essere perché capita spesso, l'abitudine di fare il contrario, all'inizio sarà difficile, però col tempo premierà. Ovvero, cercate di non propormi mai voi una prova. Quindi non ditemi "faccio la prova di persuasione". Ditemi cosa volete fare, io ve lo traduco in una prova. Perché questo a livello di scena sarà molto più esplicativo che non dire "faccio un check di percezione". Questa è l'unica cosa che vi... Se ve la dico in questo momento, potrebbe non essere un caso. Detto questo, il carretto necessita di almeno una persona che sproni i buoi, se no avete già
scoperto che si fermano lì dove stanno le bestie, ma laddove si siede quello che potremmo chiamare cocchiera in maniera un po' sbagliata, ci possono stare tranquillamente due persone, non di più. Una si potrebbe sedere dietro insieme alla merce, una invece potrebbe camminare a fianco, ma avete libertà di disporvi come volete all'interno della scena. Quindi vi chiedo, dove sono i nostri protagonisti della storia nel momento in cui ci soffermiamo su questo carretto? Dove siete? Non mi sono mai fidato dei carretti, tantomeno delle bestie da soma, quindi io cammino sto camminando al fianco destro del carro. Perfetto. Io sono chiaramente seduta, ma col quasi che mando avanti gli animali. Ok. Quindi c'è qualcuno accanto a me, sicuro. Ok, perfetto. Chi vuole? Se c'è bisogno, guardo rune, ovviamente. Se c'è bisogno, assolutamente, la mia forza porterò avanti questo carretto, assolutamente. Mi metterò insieme a Cassandra, seduta, insomma, sul carretto. E visto che il caro Werther non vuole salire sul carretto e quindi siamo già di base lenti, direi che mi farò una camminata anch'io dall'altro lato del carretto, okay, per controllare bene la situazione. Ok, due conducono e uno per ogni lato, perfetto. Esatto. Allora, vi chiedo se mentre state procedendo siete già partiti da una mezza giornata. Okay. E avete appena preso un percorso molto famoso, molto, molto conosciuto, con tanto proprio di cartelli che lo identificano e lo indicano, che si chiama Pista di Tribor, che è una famosa striscia di terra che collega letteralmente Neverwinter, quindi la strada principale che porta a Neverwinter, a un certo punto gira verso, se non mi sbaglio, est, in direzione di Phandalin. Quindi siete sulla strada giusta. Potrebbe mancarvi un'altra mezza giornata all'incirca, forse qualcosa meno, a seconda di quanto riuscite a spronare i buoi, di viaggio, e poi potreste esserci, in base alle indicazioni un po' sommarie che vi sono state date. Bene. Volete dire o fare qualcosa fra di voi? Volete riflettere su qualcosa che potreste esservi lasciati alle spalle? Potete anche ripensare all'incontro con Gundren, così frettoloso, magari vi è sfuggita qualche informazione, magari non ve la ricordate, o magari l'ha detta ma non ci avete dato peso. Quello che sapete, ed è l'ultimo indizio che vi do, è che anche lui era diretto a Phandalin, proprio a Phandalin, ma non si poteva occupare lui della scorta perché andava di fretta, quindi lui vi avrebbe preceduti e vi avrebbe aspettati là. Quindi non avete dubbi sul pagamento, cioè non è che potete dire ma poi arrivo lì e mi fregano, non c'è, no, lui comunque sarà lì, quindi non si scappa. Ma comunque, perdonami, è una persona di fiducia, quindi non mi ricordo, ci ha detto esplicitamente cosa dovessimo scortare? Allora sì, vi ha detto che allora vi ha detto che avreste scortato provviste, appunto, e beni di prima necessità come cibo, farina, cose di questo genere, magari corde. Letteralmente un rifornimento per un empoglio, letteralmente. Quindi proprio beni generici. Ma ti chiedo... E allora perché non infilare una mano sotto il telone e cercare qualcosa da mangiare? Che io ho fame. Ok, allora chiedo a Cassandra, sì, visto che mi hai fatto tu la domanda, hai sbirciato sotto il telo. Comunque tutto il carico è coperto da la classica coperta. Ovviamente si vede la forma di casse e sacchi, però capire effettivamente cosa c'è sotto. Bisogna almeno dare una sbiacciata. Mentre invece Werther, a quanto pare, fra poco si avvicinerà al carretto e infilerà una mano. Io lancio un'occhiataccia a Werther, qualunque cosa stia facendo, e poi con molta nonchalance allungo la mano facendo finta di niente e cerco di sbirciare. Sì. Quattro persone per scortare della merce così comune. Ok. Sospetto. Non vuoi farti vedere? O... No. Ok, allora fammi un rapidità di mano. Ok. Vediamo se la schermata di tiro è pronta. Sì, è pronta, eccola qua. Perfetto. Eccellente, non se ne è accorto nessuno. Quindi. Siamo curiosi. Esatto, ok, perfetto, non devo dire niente. Cosa? No, mi stavo stiracchiando. Ah, cielo, quanto odio i carri.
Vuoi fare cambio? Magari cammino un po'? Se vuoi camminare, a me va bene. Ah, non mi aspettavo dicessi di sì. Scendo. Ovviamente faccio cenno di rallentare per cercare di scendere. Io faccio rallentare il carro, sostanzialmente. Se potessi andare anche più lenti di così, sì. Ah, ok. Sono proprio buoni. Tranquilli. Li voglio fermi. Okay. Io approfitto che si ferma il carretto, okay, e sono più comodo nel rovistare sotto il telone. Vuoi farlo anche tu in gran segreto? O... Me ne frega niente. Perfetto. Proprio, anche se mi vedono, che mi frega a me? Tanto cosa fanno? Cioè, okay, guarda, quindi... che non si fa, eh? Non è corretto. Rayrak, l'hai visto che cosa sta facendo Werther? Digli qualcosa, per favore. Non è corretto per entrambi. Ho capito, c'ho un po' di fame, volevo prendere qualcosina da mangiare, perché è un problema. Non ti sei portato delle razioni, scusa? Ho capito, ma la carne secca mi ha rotto le balle, volevo qualcosa di più fresco, non so, va bene anche una mela, giusto, perché sarà mica un problema se gli mangiamo una mela, dai. Siamo partiti da neanche mezza giornata. E infatti è mezza giornata che non mangio. Ma abbiamo un compito, non rovistare tra le cose che non sono proprie non va bene. Già, non si fa. Lo stai dicendo alla persona sbagliata, guardo, però va bene. Cioè non... Guardo con la coda dell'occhio, guardo Cassandra. E io abbasso immediatamente la testa e inizio a fissare un punto dei piedi che è molto interessante in questo momento. Ok. E io continuo a rovistare, me ne sbatto le balle, proprio. Io ho fame, voglio almeno una mela, qualcosa da mangiare. Tasti, senti qualcosa, tiri fuori la mano e mano una patata. Su, c'è la patata però così cruda, va che... Aspetta, fai una cosa, tanto siamo fermi un attimo. Però effettivamente, cioè, va bene il rifornimento e tutto, ma vediamo una... E tolgo il telo, cioè, sposto il telo per vedere cosa, okay, c'è sotto. Ok, perfetto. Allora, effettivamente, il caro ospita svariati sacchi, di cui alcuni sono... La chiusura è leggermente allentata, si capisce che anche da come sono sporchi, si capisce che sono effettivamente sacchi di farina, come vi è stato anticipato. Ci sono anche dei barili, ma il vostro eventuale entusiasmo si spegne subito nel momento in cui vedete che ospitano dei picconi e non qualche intruglio ben più interessante. E per il resto, utensili vari, pale, ci sono altri... Due barili sigillati e casse di verdura e frutta relativamente fresca. Se volete, potete farmi una prova di... Vi direi un percezione un po' tirato, ma va bene così. Per farvi un'idea più o meno di a quanto ammonti il valore di ciò che state trasportando. Così, un po' a occhio. Oh, io provo, dai. Vai. Ci provo anch'io. Sì, vai, anch'io. No, yes. Io no. A me non interessa. Ok. Io ho appena notato che è un carro. Io ho fatto i raggi X al carretto, in pratica. Esatto, esatto. Ah. Allora, sia Cassandra che Irak, dando un'occhiata, un attimino più attenta di quello che potrebbe fare invece Werther, che... toglie il telo e poi è più intento a cercare qualcosa da mangiare che non effettivamente a valutare il tutto. Poi ho dato un'occhiata e comunque sembrerebbe essere un buon affare quello che vi è stato affidato. Perché non trasportate chissà che cose di valore, ma rivendendo questa roba un centinaio di monete d'oro si tirano su. Ci sta che sia il rifornimento di un negozio comunque. Una bella scorta. Anche... generosa, diciamo, potrebbe essere veramente la scorta di una volta ogni X mesi, quindi il rifornimento quello corposo. Ok, quindi vogliamo richiudere il carretto? No. Aspetta, io prendo la ributto lì la patata e prendo una mela, perché giustamente io quello volevo, cioè non è che... Beh, scusate, ormai che lo abbiamo aperto non si offenderà mica qualcuno, no? Io provo a bussare... Su, hai detto due botti, due barili chiusi? Sì. Per cercare di capire dal suono più o meno cosa possa esserci dentro. Va che se ti rispondono da dentro il barile, io prendo e me ne vado, eh. Io te lo dico.
Ma chi vuoi che risponda, scusa? Ah, non lo so, guarda che ho visto stoccare nei barili le peggio cose. Una volta ci ho trovato degli gnomi. Una cosa, ma brutta proprio uno sopra l'altro, una cosa, un'immagine bruttissima. Lo ignoro e comincio a bussare. Ok. Tieni un sospiro di sollievo quando il barile suona effettivamente pieno, anche bello pesante, quando lo picchietti non si sposta di un millimetro, ma è un pieno molto sordo. Molto probabilmente all'interno ci sono effettivamente dei liquidi. Potrebbe essere olio. Va bene, niente di interessante, d'accordo. Possiamo andare? Bene. Richiudo, io tiro un po' innervosita, tiro il telo e lo rimetto a posto e mi rimetto a sedere. Ok. Ti chiedo. Quindi, Lady Cassandra, cammini ora, giusto? Sai che ti dico? Penso di essermi stancata abbastanza con questo movimento. Grazie però, sei stato gentilissimo per la tua offerta. Tipo, lo scanso con una mano e vado per salire. Appena sale la guardo. Hai trovato qualcosa che ti aggrada? Io? No, niente di interessante. Questo viaggio è noioso. Ti stavo raccontando di quella sera a cena, ti ricordi, del banchetto fatto a casa mia? Comincio uno sproloquio lunghissimo, il più noioso possibile, su tutta una serie di eventi mondani. Io continuo ad ascoltarla su questa serie di eventi molto mondani e la secondo, cioè, bellissimo! Mm-hmm. Intanto tiro la, come si dice, le redini, esatto, e faccio partire. Ok. Detto, stando attenta che Werther ci stia dietro, perché lui è a piedi. Guarda, non credo che questi buoi corrino no, se no, corrono così tanto per far sì che io non ci stia dietro. Guardati le tue di gambe. Un po' razzista, sì. Sì, sì. No, ma body shaming è questo qua. Questi umani subito contro di noi. Sì, sì, sì. Questo body piccolo. Shaming. Davvero. Rune, fammi un... Sono gentile. Fammi un tiro salvezza su sanità mentale. Cosa? Sto scherzando. È una cheat. Oh no. Ok. Che incubo. Volete fare altro? Ditemi voi quando si passa alla scena successiva. Se volete dirvi qualcosa, se volete cercare. Io volevo specificare una cosa del mio personaggio. Io non metto mai le scarpe, sono sempre a piedi nudi. Ok. Volevo specificarlo. Perfetto, sarà molto importante a un certo punto. Non credo, però volevo specificarlo. Invece sì. Quando camminerà sulla lava. Esatto. Oh no. Ok, dimmi. Solo una cosa. Lo chiedo ai miei compagni. Avete idea se il tratto che abbiamo davanti può essere pericoloso? Intendo banditi. Oh, allora, pericoloso, diciamo che i banditi un po' ce ne sono, però di base potrebbero essere dei Red Brands, quindi se li troviamo io avrei dei problemi, ho dei problemi pregressi, ma niente di importante, comunque però qualcosina si potrebbe trovare, stiamo un attimino all'occhio e... Mm-hmm. Perfetto. È bello perché qua il mago prova di storia, ti poteva dire qualsiasi cosa interessantissima. Va bene così. Allora, ho saputo quello che volevo sapere. Fammi un tiro di soglia, Ayrak. Perché Werther ha detto una cosa importante. Dai, un bel sentiero bucolico. Cosa mai potrebbe andare storto? Ok, 16. Io sono Cassandra. Mi chiamo Cassandra, non a cazzo. Allora, non so perché io vedo un 5. Aspetta. Allora, quando lui ti nomina questi Red qualcosa, dicendotelo con uno strano accento, in una strana lingua, che cogli ma fino a un certo punto, come se cogliessi il Rossi e la traduzione della parola dopo, ti vengono in mente svariate opzioni. Ti vengono in mente i marchi rossi, ti vengono in mente le tuniche rosse, ti vengono in mente tante cose che dici, me lo stai dicendo con troppa leggerezza, se qua ci sono dei marchi rossi abbiamo un problema. Però poi ti ricordi che in realtà... effettivamente in zona hai sentito vociferare, magari già non a Neverwinter, perché è un po' troppo, però magari in periferia è giunta la voce o qualcuno millantava qualcosa, di questi cappucci rossi che sembrano essere una banda assediatasi qua nella zona, stanno creando un po' di scompiglio. Ma
Tutti voi siete sfidanti avventurieri, quindi tutti voi sapete che, ok, è buona cosa preoccuparsi dei banditi, soprattutto nella vostra situazione, perché state trasportando un carico. In generale, comunque, lasciare troppo, allontanarsi troppo dalle città è pericoloso. E non necessariamente per la componente umana, ma per tutto il resto che ospita questo genere di territori. Muoversi in giro da una città all'altra è pericoloso. Cioè, non è assolutamente inusuale che a avventurieri, magari di grado anche un po' più alto di voi, vengano affidati incarichi simili al vostro, ma di scorta di persone. Direttamente bodyguard, perché se stiamo andando in giro e mi taglia la strada un orso gufo, può essere un problemone. Infatti voi siete armati di tutto punto, ovviamente, per ogni evenienza. Io mi prendo il mio martello da guerra, me lo appoggio sulla spalla. Se vogliamo andare, sono felicissimo di andare. E come se questa tua non preoccupazione, ma legittima domanda avesse triggerato uno strano scherzo del destino, i buoi si fermano, come se avessero visto o fiutato qualcosa, e effettivamente, aguzzando un po' la vista, notate che sulla vostra strada, letteralmente sul percorso che state facendo, in un punto abbastanza scomodo da concentrare la vostra visione, proprio un punto in cui ai lati la vegetazione è molto più fitta, e tra l'altro vedete che c'è anche un piccolo dirupo dai lati, quindi è proprio un punto in cui il sentiero si stringe. In quel preciso punto c'è qualcosa sul sentiero. È troppo lontano per metterlo a fuoco da dove siete, ma vedete che c'è visibilmente qualcosa in mezzo alla strada che ostruisce il passaggio. Ovviamente una tirata e i buoi riprendono. Che fate? L'hai visto anche tu, Rune? Sì, non vedo molto bene cosa. Però l'ho visto. Non sarà il caso di fermarci e andare a controllare prima di procedere con tutto il carro? Certo, potrebbe essere qualcosa che, insomma, potrebbe far procedere male il nostro carro, quindi... Sì, vabbè, ho capito. Fermate il carro, vado io. E mi allontano dal carro... Verso destra, io sono sulla destra, sì. E praticamente mi butto nelle fresche frasche per non arrivarci frontalmente a vedere che cos'è, quindi passare in modo un pochino più coperto, come per aggirarlo, per vedere un po' che cosa c'è. Ok, indicativamente quanto ti vorresti, cioè che distanza vuoi tenere dal punto? Una decina di metri? Sì, più o meno sì, okay. In modo tale da riuscire a vedere ma non essere individuato, se riesco ovviamente. Ok, perfetto. Fammi un percezione. Ok. 17. Ok, perfetto. Allora, ti avvicini abbastanza, in maniera tutto sommato soppiatta, e a un certo punto alcuni dettagli sono ancora poco distinguibili, ma il quadro generale ti è abbastanza chiaro. Riesci a vedere che ci sono due cavalli, o meglio, i corpi di due cavalli accasciati sul sentiero. Non hai il minimo dubbio che siano morti, perché più di una freccia escono dalle carcasse, però sono freschi, cioè a vedersi sembrano cavalli normali da dove sei in questo momento. Tutto intorno un po' di cianfrusaglie, quindi quello che poteva essere attaccato alla sella, o bisacce sparpagliate sul suolo, e un pochino più avanti un secondo oggetto, forse una borsa, abbandonati sul suolo. Ok. Provo ad avvicinarmi di un altro paio di metri. Ok. Vuoi farlo di soppiatto? Sì, sì, assolutamente. Ok, fammi un furtività. Dove cazzo è furtività? Eccolo. Ah, no, è che sono in ordine alfabetico, scusate. 27. Mamma mia, okay, ragazzi, okay. Sono come diceva una volta uno, come un'ombra nella notte. Allora, bene, ti avvicini, riesci, hai fatto 20
Hai fatto 20 naturale, quindi nonostante fosse solo una prova di stealth, ti premio e ti dico un po' di cose cicciose, diciamo. Allora ti avvicini e riesci ad andare ben oltre i 2 metri. Cioè, sei a... fai praticamente metà della strada, sei a un 5 metri dai cavalli. Perché ti rendi conto che veramente ti muovi super silenzioso, riesci a trovare una specie di percorso naturale all'interno dei cespugli. E quindi ti avvicini il più possibile. E riesci a farti l'idea che lo scenario che hai davanti sarà successo non più di una giornata fa. È tutto relativamente fresco. E ci sono molte cose sparse in giro, ma nulla di utile. Sono soltanto stracci, borse, tutto è stato saccheggiato. In particolare, una borsa e hai un piccolo déjà vu. Hai letteralmente un ricordo. Ti ricordi dell'incontro con il nano Gunther. Ti ricordi che mentre vi parlava in maniera così frettolosa, quasi istintivamente ha portato le mani a prendere le briglie di un cavallo. E così ti è caduto l'occhio sulla stessa borsa attaccata alla sella del cavallo che adesso vedi per terra nella sabbia del sentiero. Non hai dubbi che questo cavallo appartenesse al nano che doveva precedervi nell'andare a Phandalin. In più, quello che ti distrae dall'osservazione, dal poter andare oltre, è un fruscio, un movimento e uno strano suono un po' ghiacchiante in un cespuglio non molto lontano da te, sarà massimo 3 metri. Il che appena lo senti ti congeli, sei consapevole che lui qualsiasi cosa sia non sa che tu sei lì, non può averti visto o sentito, però hai avuto l'intuizione che c'è qualcosa qua. Ok. Sempre stando attentissimo, prendendomi anche più tempo del dovuto, cerco di tornare indietro sui miei passi per andare ad avvertire gli altri. Ok. Di quello che ho scoperto. Fammi una prova di furtività. Tira assolutamente bene. Assolutamente bene. 18. Sufficientemente bene. Ok. Ok. Non riesci a essere un ninja come prima, ma sei decisamente silenzioso. Ogni tanto magari pesti un ramoscello, ma il tuo piede scalzo ti permette di fare particolarmente piano. E riesci a raggiungere i tuoi compagni. Ok, io una volta tornati dietro faccio tutti segno di stare in silenzio e a bassa voce gli spiego che cosa ho visto e gli spiego anche che effettivamente potrebbe quel cavallo lì, mi sembra, non ne sono completamente certo, ma mi sembra appunto quello di Gunther. E inoltre gli dico anche che c'è qualcosa nei cespugli lì vicino. Ti chiedo una cosa in più. Sì. I cavalli che sono morti sono stati tipo cioè, visto che li ho visti, sono stati tipo uccisi da delle armi le armi o sono stati tipo dilaniati da una bestia? I cavalli non sono stati praticamente toccati dopo averli abbattuti. Quindi ci sono delle svagliate frecce, neanche tantissime, ma che evidentemente sono la causa della morte, però non hanno segni di morsi o lacerazioni. Perfetto, e allora io li aggiorno su tutto quello che ho visto. Nel momento in cui finisci... Vai prima. Che sia il cavallo di Gundren. Ma allora, a me è sembrato quello, le briglie, le borse e tutto il resto mi sembra le sue, però sono due cavalli e non sapevo che dovesse partire con qualcun altro. Non c'erano segni di trascinamento o di lotta attorno? Hai guardato? Ero un po' più impegnato a non farmi trovare da quello che c'era nei cespugli, già tanto che sei riuscito ad andare così avanti. A tal proposito, io lascio le briglie a Cassandra e imbraccio l'arco. Non si sa mai. Rayak, fammi un check di intelligenza, puro. Mm-hmm. Grazie. Non c'è di che. Per il check di intelligenza, vabbè, ti faccio... Clic intelligenza proprio. Volendo. No. Ah no? Ah no, sì, la scritta intelligenza. Oh, che bello. Oh, ah, cavolo. Mi vedo stringere il martello con le mani. Finché quanto le sarebbe bello? Sono completamente bianche. Se avessimo avuto un mago? Cavolo, che si basa su intelligenza.
Allora, io sono troppo preso dal fatto che mio cugino no, il cavallo sta, di mio sta. Cugino infatti volevo dirti una roba su quello, ma riesco solo a dirti che quando Werther nomina due cavalli hai qualcosa nell'anticamera del cervello, c'è qualcosa che sai di sapere ma in questo momento non ti ricordi, nella tua testa sai che ha senso che ci siano due cavalli ma non ricordi perché. Ah, scusami, domanda. A me è capitato di lavorarci in passato. Mm-hmm. L'ho mai visto parlare con qualcuno? Sapevo avesse un socio? Cioè, è fattibile che ci fosse una sorta di collega? Allora... Anche perché io sto cercando una persona tramite Gundar, quindi... Fammi una prova di storia. Ok. Io non voglio infierire, però. Voi andate a parlare. Bam, 20. Oh, bello, bello. Intanto mi si bugga il nodo, ma lo vedo in chat, perfetto. Allora, tu, attenta a questo genere di dettagli in particolare, eri riuscita tramite i vari incontri che hai avuto con Gundren e cercando di informarti anche un attimino su questa persona che ti procacciava dei lavori, avevi scoperto, slash capito, che molto spesso si accompagna e collabora con... altre due figure che inizialmente per te erano due nani, poi hai capito essere in realtà suoi fratelli. Quindi abbiamo tre cugini Rockseeker. Però abbiamo due cavalli, quindi questa informazione potrebbe centrare o non centrare. Sai che non è strano che Gundren collaborasse con altri avventurieri, molto spesso lo faceva anche in società con i suoi fratelli. Ok. Che facciamo? Avanziamo o rimaniamo qua? Voi cosa fareste? Oh, io girerei il carro e tornerei indietro. Stai scherzando, vero? Hai ragione, ci teniamo il carro, prendiamo un'altra strada, rivendiamo tutto e ci prendiamo più soldi non del dovuto. Non ci sono i corpi, ma qualcuno appunto, deve aver portato i corpi. Non c'è nessuno che ci può vedere che noi ci prendiamo la roba del carro, mi sembra la soluzione migliore. Potrebbero essere feriti, dannazione, magari hanno bisogno di aiuto. Hai detto che fosse recente la scena, no? Boh, magari massimo, è successo da poco. Massimo una giornata. Non potrebbero essere viventi e tornare indietro. Dobbiamo assolutamente andare avanti. Se hanno bisogno di noi, come dice Cassandra, dobbiamo aiutarli. E comunque, ricordiamoci che abbiamo una città che aspetta questo carro. Molto probabilmente saranno dei rifornimenti importanti. Non possiamo lasciare qua tutto o prendercelo e andarcene. Io voto per andare avanti. Io voto che vai avanti. E se devo andare avanti per dimostrarti qualcosa, lo farò. E io vengo magari con un po' di testa? Reyrak, digli qualcosa. Io intanto imbraccio Lasha. Io sto solo pensando di come spezzare le caviglie a chi ha fatto questo a mio cugino, sinceramente. Quindi meglio che sto qua. In tutto questo, mini parentesi, Gabaio, segnati ispirazione. Okay. Mi è piaciuto che hai rischiato di prendere schiaffi nella prima sessione dai tuoi compagni. vi ricordo nel momento in cui... Fatelo... Per me è un classico, lo sai. Cioè non è che... Allora, io non... Cioè, non è che io lo ritengo... Per me non è metagame, assolutamente. Se voi mi dite, faccio questa cosa perché il mio difetto è questo. Cioè, ricordatemi quando giocate in base ai vostri difetti o comunque ai vostri tratti, perché se lo ritengo potreste guadagnarvi ispirazione. E può essere che io non mi ricordi i tratti di tutti... Sempre e comunque. Ok. Tutto questo. Okay. A voi di nuovo la scena. Davanti quindi, a voi, vi aggiungo, nonostante quello che vi ha spiegato Werther, di cui potete ovviamente fidarvi come no, però avete già lavorato insieme, quindi non avete grossi motivi per dubitare, la scena è immobile. Non è cambiato niente, non si è mosso niente, nulla sembra aver notato la vostra presenza, quindi non capite se c'è qualcosa, cosa sta facendo, perché non si muove, forse è un po' di vento che ha mosso dei cespugli e Werther si è preso male. Cosa pensate, cosa fate? Io scendo e comincio ad avanzare a passi molto lenti e nel modo più circospetto possibile
per andare a vedere la scena e vedere se ci siano delle tracce o qualcosa, soprattutto per capire se Gundren si sia allontanato sui suoi piedi oppure no. Ok. Quindi avanzo, mollo il buo e mollo tutto e vado avanti con l'ascia. Allora, io anche io completamente focalizzata sul fatto che non possiamo andare indietro con quel carro, cioè dobbiamo portarlo a destinazione, dobbiamo capire cosa è successo a Roxyche, dobbiamo assolutamente capirlo. Imbraccio bene l'arco in modo tale da poter essere pronta a fare qualsiasi cosa e seguo Cassandra. Mi metto leggermente indietro, ma la seguo. E Cassandra, fai piano. Come sempre. Io farei un paio di passi avanti. Mi giro verso Werther. Se provi ad andartene, ti trovo. Io alzo le mani, dico, cioè, qualcuno dovrà pur rimanere a controllare il carro, no? Mi sembra giusto. Ma non provare ad indietreggiare. Non ci mancherebbe. Io a questo punto, mentre stiamo avanzando, fermo Cassandra e posso provare ad andare un po' a vedere più avanti senza che stiamo tutti quanti. Copritemi le spalle e vediamo che cosa c'è. Io indicativamente mi vorrei girare verso la zona in cui Werther ha detto che ci sono, che ha sentito dei rumori, però molto 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 piano. Con piano intendi in maniera furtiva? Sì, vorrei stare abbastanza furtiva. Ok, sì. Ho capito bene, vuoi superare Cassandra, giusto? Sì, voglio superare Cassandra. Ok, perfetto. Fammi una prova di furtività. Oh no, aspettate un secondo. Mi ha chiuso la scheda, ce la possiamo fare però. Easy. No ragazzi, datemi una mano, in inglese furtività è... Stealth. Bravi ragazzi. Grazie. Beh, cioè, devo ricordarmi di dirvele in inglese, così le trovate poi. Ma io ce l'ho in italiano. Ce l'ho in italiano? No, solo io ce l'ho in... solo lei ce l'ha in inglese. Ogni tanto... Allora, sei... Molto bene. Molto bene. Sta battendo con la spada così. Con l'arco per punto. Terra, bro. Ogni passo fa esattamente così. Ah! Allora... Tutti i rametti che ci sono, qualsiasi cosa, bro. Così. Perché sono curioso e vorrei avere questa informazione per pura casualità. Cassandra e Rune, mi direste cortesemente la vostra percezione passiva? La trovate sotto tutte le statistiche. 13. Ok, entrambi 13. Perfetto. Chi fa prima il mago tra me e te? Allora. Cassandra, tu ti stai avvicinando ai cavalli, giusto? Sì. Ok, perfetto. Ho l'ascia in mano, eh? Sì. Allora, tutto quello che Werther ha raccontato, hai conferma. Ok, quindi ti ha dipinto un quadro piuttosto preciso, effettivamente. Fammi una prova di percezione, potrei dirti qualcosa di più, a meno che non mi vuoi dire tu che cosa stai cercando sulla scena. Sì. Dimmi. Allora, guarda, io voglio capire due cose. Sì. Primo, impronte a terra. Okay. Se qualcuno se n'è andato camminando oppure no, ed eventualmente quanti erano. Ok. Se dovessi riuscire, diciamo che vorrei cercare di capire se sia stato un attacco per rubare qualcosa oppure no. Cioè, se hanno tutti gli oggetti lì e la scarsella è piena di roba, non gliene fregava niente di rubargli qualcosa. Quindi poi vorrei controllare un attimo gli oggetti a terra, visto che ha parlato della borsa. In questo ordine? Prima le tracce e poi investigare? Esatto. Okay. Fammi prima sopravvivenza, allora. A sopravvivenza, non percezione, ok. No, sopravvivenza, tracce e sopravvivenza. Ok, 8. Lì per lì non riesci a vedere niente, ma ti rendi conto improvvisamente che sei molto agitata. Questa scena ti sta prendendo, questa situazione ti sta prendendo un po' male, cioè ti rendi conto che non stai trovando le tracce, non stai
guardando, perché non stai realmente guardando, non sei attenta, ti senti ti senti il cuore che ti martella nei timpani, e in quel momento ti rendi conto: ok, sono spaventata, non sono lucida in questo momento. Questo non ti impedisce di riportare lo sguardo sulla scena, fare un investigare e cercare qualche dettaglio in più. Indagare? Indagare, sì. Ok, 14. Ok, 14, già meglio. È stato preso tutto. Cioè proprio le bisacce e le borse sono vuote, proprio spalancate o buttate letteralmente per terra. In particolare c'è una borsa un pochino più pregiata, più bellina delle altre. Questa non è una borsa da attaccare effettivamente alla sella, questa è una borsa vera e propria che qualcuno si portava con sé. Che coglie la tua attenzione perché è leggermente distante, mentre tutto è molto nei pressi dei cavalli. Questa è un metro più avanti. Sembra come se qualcuno avesse cercato di gettarla o avesse cercato di scappare con questa in mano, di occultarla in qualche modo, ma è lì, spalancata, completamente vuota, quindi qualsiasi cosa contenesse è andata. Ok. Rune. Mm-hmm. E Cassandra. È in quel momento che tu ti avvicini ai cespugli e succedono due cose. Le due cose sono identiche. La prima è un qualcosa che ti passa vicinissimo. Senti quasi che ti sfiora l'orecchio, non sai se l'ha toccato o se è il movimento d'aria. Sobbalzi. Una seconda dall'altro lato della testa, ma troppo distante. Non è indirizzata a te, è indirizzata a Cassandra. E va a segno. A meno che tu non abbia... Vabbè, ho fatto 16 sul dado, quindi non penso che tu abbia CA superiore a X colpire. Quindi, ti dico subito quanti danni ci sono. Oh no. E poi potremmo tirare iniziativa. Oh no. Senza neanche iniziare a combattere. Senza muovere una paglia. Vedi così, se vai giù subito... Non puoi combattere. No, aspetta. Quanto dovevo avere di CA? Probabilmente intorno al 18. Sì, 20. 18. No, di più, aspetta. Di più, 16. Perché io ho 20 17. Tondo. No, 20, 16 più 4, 20. In tutto questo sto mangiando un'altra mela. Ti è andata bene, sono solo 4 danni comunque. Che comunque a livello 1 è una bella pizza. Beh, sono solo 4 su 12. Mamma mia, come mi sento fortunata. Ma sì, dai. Quindi posso scegliere dove mi ha preso o me lo dici tu? No, puoi dimmelo tu. Chiaramente ha una spalla. Ok. Quindi vediamo. Mi sono accasciata da una parte. Cassandra che fa un movimento tutt'altro che naturale, e quando riprende una posizione un pochino più composta vediamo una freccia nera con uno strano piumaggio molto, molto rudimentale conficcata nella spalla, e per te che sei lì Rune è un attimo. Sono le stesse frecce che ci sono nei cavalli. È un'imboscata. Okay. Iniziativa, okay. Ragazzi. Dov'è che la tiro iniziativa? Devi cliccare iniziativa. Puoi cliccare iniziativa. Al centro della scheda. Accanto alla classe armatura. Sì, sì. Ok. Ma solo io sento Anna doppia? Io la sento. È un problema mio? Aspetta. Ok, ora non mi senti più doppia. Ok, adesso non ti sento più doppia. Okay. Io non l'ho mai sentita doppia, ma... No, mi ha crashato Roll20 mentre parlavamo e quindi l'ho dovuto chiudere e riaprire. Ah, ok. Solo che è rimasto acceso il microfono doppio. Non fate caso quanti dadi lancio, fatevi via fai questo. Sì, no, infatti, nessuna preoccupazione, mi dicono. No, tranquillissima. Allora. No. Ma sì, ragazzi, dai, che si mena! Io già mi sdraio per terra così, culo, sti stronzi. Io sto già così, sono pronta. Quindi, qualcuno ha fatto sopra 20? No. Ok. Qualcuno ha fatto sopra 15? Sì. Cassandra 16. Cassandra 16. Ok. Tra 10 e 15 ci siamo io, Reyrak con 13 e Rune con 12. Voi. Ok.
E poi Verte con 5. Io ho fatto 5. Vabbè, ma perché sto mangiando la mela? Ma perché sto mangiando la mela e sono distratto, ma tu non lo sai, ma ogni mela che mangi è un punto ferita temporaneo in più. Ti prego, dimmi che gli tiri un torsolo di mela così. E qua il manuale, è vero. È Tasha, è un tratto, è un tratto degli Halfling, tra l'altro. Mi sembra troppo forte, è Tasha per forza. Allora, ti lascio scegliere, Laura, perché ti ho colpito una volta. Paio dispari. Dispari. Guarda, questo lo tiro in chat, così così vedete che non sono cattivo io. È solo Roll 20 che ci disegna così. Esatto. Mi avevi detto dispari? Sì. Ok, paio. Quindi attaccano Anne. Annetta, questo è tutto per te. Ti prendo con 11, no? No, io lo sai con 11 di CA. Ho 14, io di classe armatura. Ok, perfetto. Ben 14. Alle 14. Questa volta, simile, senti un toc sordo, qualcosa impatta contro la tua armatura. Fortunatamente ha preso un punto protetto, quindi al massimo te l'ha un po' scheggiato. E il tiro viene dalle tue spalle, deve essere sufficientemente distante per averti effettivamente colpita male, quindi non ti fa danno, non riesce a superare le tue difese, ma capite che siete attaccate da ambo i lati. No, ci tengo a dire che non sono stato io, che sono alle spalle. Non, prima che si sa mai nella vita, qua se girano mi caricano. Insomma. Cassandra, tu turno. Bene. A un certo punto chat cambierò scena, ma non è questo il momento. Io ne ho qualcuno, cioè vedo qualcuno, qualcosa a cui poter tirare? In questo momento no. Qualsiasi cosa sia, ha fatto uno stealth superiore alla tua percezione passiva. Però, siccome ti hanno tirato con l'arco... Almeno la direzione. Esatto, sai che la freccia che ti ha colpito proviene dalla tua destra, mentre invece dalla tua sinistra ne è appena passata un'altra che ha colpito Rune. Quello alle tue spalle non hai idea da dove sia provenuto, cioè potrebbe essere qualsiasi punto nella vegetazione. Quella che ti ha colpita dall'angolazione della freccia più o meno hai idea di una zona, certo non hai idea di preciso dove. Allora, io vado a istinto, sono incazzata nera, quindi prendo il giavellotto e cerco di tirarlo nella direzione in cui ho visto arrivare la freccia sperando di beccare qualcosa. Ok. Messa bene, sarà un tiro con svantaggio, perché letteralmente tiri alla cieca. Alla cieca, sì. Però, metti che ti dice bene, okay. Perché no. Vai. 24. Ok, tira un altro, perché hai svantaggio. Tieni il risultato peggiore. Che te pareva? 9. Lanci il giavellotto con una certa foga, tra l'altro. Questo penetra nella vegetazione... Ma il fatto che non senti nessun gemito o rantolo di dolore ti fa supporre che purtroppo sia andato a vuoto. E... Tiriamo un D4 a questo punto. Vai. Okay. Non dire che mi rubano il giavellotto e me lo ritirano, eh. Madonna, mi hai dato un'idea clamorosa. Possiamo tu? No. Per forza. Verte. Voglio un punto ispirazione. Non so cosa tu stia facendo, ma... Stavo cercando di aggiungermi la spada all'inventario, ma non ci riesco, ma ne parleremo dopo. Ok. Qualcosa si conficca, non ai tuoi piedi, ma a meno di mezzo metro da essi. Guardi, c'è una freccia nera che ancora sta vibrando. Anche tu, che l'hai vista da molto vicino, riconosci, sono le stesse dei cavalli. Ti ha mancato. Ma riesci quasi a farti un'idea di quanto farebbe male in un piede. Ok, riconosco la foggia della freccia? Nel tuo turno puoi farmi un check di... Ok. Di investigare. Però sarà un'azione, perché ti ci devi concentrare, quindi decidi tu se farlo o meno. Toccherei. Cioè, scusami, ho scritto Ray per accorciare, ma okay, era diventato Skywalker. Star Wars. Più o meno. Mamma mia. Allora, da quello che abbiamo visto, i muli possono muoversi più velocemente di un nano che corre? Sì o no?
Dipende quanto corre il nano. Dei buoi spaventati, sì. Probabilmente sì. Cioè, potrebbero caricare, effettivamente. Però avete lasciato il carretto a più di 10 metri da dove sta succedendo tutto. Quindi vi fate. Bam. Ci rubano pure il carretto, nient'altro. No, ci sono io il carretto, lo tengo io, tranquilli. Sì. E, niente, allora io quello che farei è. Vedendo le mie compagne che vengono attaccate, non ho chi menare, quindi inizio a correre in direzione di Rune, che è quella che, anzi, no, di quella della persona colpita, quindi di Lady Cassandra. E nel momento in cui arrivo, tiro fuori lo scudo, lo tengo bello pronto. Facciamo così. Faccio un'azione di corsa. Ok, quindi sprint, corro e arrivo fino a lei. Allora, facciamo così, io vi cambio schermata. Ovviamente, chat, voi avete uno spoiler, perché voi vedete quello che vedo io, quindi il quadro è completo. State buoni, i giocatori non vedono. Vabbè. Però almeno voi cominciate ad avere un quadro più definito della scena, riuscite a gestirvela meglio. Quindi okay. Vi sposto. Dovreste esserci adesso. Perfetto. Ok. Vi sposto i token, quindi lei è qui, lei è qui, e voi siete qua. Se cliccate sul token dovreste poterlo spostare anche con le freccette, correggetemi se sbaglio. Sì, sì. Ok, perfetto. Ok, allora quello che farei, vista la distanza, pensavo di essere molto più distante, quindi mi sposto fino a Lady Cassandra. Nel momento in cui arrivo, tirato fuori lo scudo, mi guardo intorno cercando il punto di provenienza delle frecce. Ok, ok. Allora, non hai scattato. No. Perché ti sei soltanto mosso. Vuoi prepararmi un'azione? O vuoi usare l'azione di percezione per cercare qualcosa? Voglio usare l'azione di percezione per cercare. Ok. Vai. Nemici. Fai pure. Quindi. Allora, se vuoi ti do vantaggio, perché comunque da dove siete tu e Werther, comunque avevate una bella visuale della scena, quindi potresti aver visto più o meno da che parte sono arrivate le frecce. Dimmi tu se ho vantaggio. Sì, sì, oppure sì. Te lo sto dando. 15, non cambia niente. Ok, perfetto. Allora, ti fai l'idea che la freccia che rischiava di colpire l'Halfling si è arrivata più o meno da questo punto. Ok. Dovreste vedere il cerchio. Bene. Ok. Quindi nel momento in cui più o meno capisco la direzione, guardo Lady Cassandra con la sua ascia e le indico la direzione con la mano che tiene lo scudo. Ti indico la direzione dove ho visto, cioè dove probabilmente arriva il colpo. Allora, se vi piace, perché gestire la comunicazione durante il fight è sempre un problema, non si sa mai quanto si può dire. Se volete applichiamo la regola che mi sembra si usi in 5 anelli, ovvero che considerate azione gratuita parlare in fight fino a 6 parole. Quindi una breve frase la potete dire. Un concetto di massimo 6 parole. Se vi piace ce la aggiustiamo così. Benissimo. Sì, sì. Ci sta. Sì, sì. Perfetto. Tanto in fight ho solo parolacce io. Okay. Okay. In tutto questo è andato. Ok. Allora. Io direi che potremmo far sì che qualcosa, tu senti un senti un urlo piuttosto stridulo e gracchiante, la vegetazione davanti a te comincia a muoversi, ti fai facilmente l'idea, visto che comunque hai fatto 15 di percezione, quindi è abbastanza buono, che la vegetazione si muova più vicino rispetto a dove hai indicato tu. Non sai se avevi sbagliato o se non è la stessa creatura. Ma da lì a poco ti compare davanti un goblin che ha già sfoderato una piccola scimitarra e volando fa per menarti il suo fendente. E fa un 16. Feccia goblin! Impara a combattere, 18 di classe armatura. Ok.
Tu hai lo scudo, giusto? Gli dice anche la sua classe armatura, tra l'altro, gli urla in faccia. No. Spansalo, ti prego. Molla il suo fendente, tu lo pari malissimo. E lui è sbigottito. E purtroppo ha perso il suo turno così. E tocca a Rune. Aprilo come una cozza. Ma io sento che urlano, perché sono dietro di me. Non ho visto quello che sta succedendo. Mi giro, faccio la mia azione di movimento per spostarmi leggermente più avanti, o verso qua. Vediamo se me la faccio. Allora, no. se non siete praticissimi di Roll20 e volete dare indicazioni, c'è il righello. Che è comodissimo il righello, che ti permette di fare le faccine così. Io mi vorrei spostare più o meno qui. Sì, fai pure. Ok. Vi ricordo che potete spezzare il movimento, quindi puoi muoverti di X, fare una roba e muoverti di nuovo, non è che sia nulla. No, io voglio spostarmi e poi imbracciare l'arco e colpire il goblin che ho visto lì di fianco. Che ha sbucato, certo. Esatto. Allora, mi sposto qua e... Tu Cassandra ce l'hai vicinissimo, è letteralmente a fianco a te, anzi ringrazio che si sia avvicinato a Eira, che abbia caricato lui, perché sennò toccava a te probabilmente. Sì, sì. Allora, è un tiro per colpire? Mi sa di sì, un più 5 sì. E in una maniera sorprendente, dopo essere stato pagliato malissimo dal buon Eirak, tu ti avvicini, con cosa l'hai attaccato? Ah, longbow, ok. Ho fatto un tiro con l'arco longbow. Quindi, Eirak para il suo colpo, il goblin si scompone, tu scocchi la freccia, il goblin, infido e bastardo, nell'essere così scomposto, si piega all'indietro e la tua freccia gli passa davanti alla faccia e purtroppo lo manchi. Ti sembra di vedere un ghigno di sfottò sul suo volto, ma tocca a Verte. Ok, allora butto per terra la mela, non mi fanno neanche mangiare in pace, quindi io vedo che si è palesato lo schifo, ma prima di muovermi ti chiedo, la freccia che mi è arrivata vicino ai piedi, tu, è arrivata sempre da quella zona lì o mi è arrivata dalle spalle? No, è arrivata da qua. Ok, allora, io che non mi ricordo come ci si sposta, così, ok, mi infratto nel cespuglio, ok, tanto sono piccolo, mi infratto nel cespuglio e tiro fuori l'arco e, come dicono, lo sparo, ok, gli tiro con l'arco. Allora, in questo momento, siccome non usi l'azione nascondersi, non sei nascosto, ma hai copertura parziale. Quindi copertura, hai più due sì, volevo andare in copertura. Perfetto. E domanda, in questo caso, siccome lui è ingaggiato, io ho l'attacco furtivo. Hai l'attacco furtivo perché hai ingaggiato con il tuo compagno, sì. Perfetto, con due. Prima tiro con l'arco base, poi faccio le robe. Tanto lo devo colpire prima. Esatto. Yes. Vabbè, ho fatto 20 lo nat. Lo fa! Ho fatto 20 nat. Non ci lamentiamo. Beh. Vai, doppi danni. Danni quindi, su doppio... dadi su dadi. Doppi dadi di danno. Quindi doppi se clicco danno. Due volte sull'arco, giusto? Sì, però dovrebbe fartelo. Mai interrompere la colazione dell'arco. 8. Ok. Hai il D6 di furtivo anche. E che penso di dover lanciare dalla scheda, aspetta. Sì, io lancio un altro D6. Ok, perfetto. Ok, sono 8, 9, 10, 11. Totali. No, sono 8 11 più 3, 11. 3. Ah, 8 più 3, 11 più 3. Minchia. Ah, beh, okay. Se vi date la zappa sui piedi da soli, alla fine. Scusami. Dimmi come lo uccidi. Allora, io vedo la scena, quindi butto la mela. Sono molto infastidito da questa cosa. Quindi decido però di stare tranquillo. Quindi buttarmi in un cespuglio per far sì che magari cerco di... Ho visto che è un goblin, quindi io so che non sono estremamente intelligenti. Quindi magari lanciando la freccia da cespuglio non mi faccio vedere e non capiscono da dove arrivano le frecce. Quindi mi abbasso il più possibile, proprio tiro la corda, prendo la mira e cerco appunto di mirarlo in testa, in mezzo alla fronte. E lascio partire il tiro espirando. Ok, perfetto. Va esattamente così. Quindi la freccia si conficca nel testone goblin che... spira con questo sorriso di sfottò rivolto verso Rune, completamente inconsapevole del fatto che tu gli stessi per trapanare il cervello. Dalla chat giustamente mi dicono che anche il furtivo raddoppia,
ma gli aveva già fatto praticamente il doppio della vita, quindi non si avviva, diciamo. Però sì, è vero, tutti i dadi di danno raddoppiano col critico. Giusta, giusta osservazione. In tutto questo, sentite un... No! Jimmy! E... Jimmy. Da qua, abbandonando qualsiasi stealth, esce un altro goblin che... Vediamo se ci arriva. Ci arriva. Fottiti, Jimmy! Quindi, mosso... sto sbagliando. Mosso di sola vendetta, se ne sbatte e triggera 1, 2, 3 attacchi di opportunità da parte di ognuno di voi, tranne ovviamente Gabrio, perché sta correndo contro Werther. Quindi potete cercare di colpirlo. Lui non vi corre come un demonio per vendicare Jimmy. Boh, quindi... si secca subito questo. Allora, iniziate voi, io sono l'ultimo. Vediamo se arriva. Prima Cassandra, sei il primo a cui passa davanti. Prima lei? Ok. Sì, lascia. Io avrei una serie, una serie di domande di setting su quanto possono essere intelligenti queste creature. Molto potrebbero poco aver rapito i tizi, appunto, quindi li ammazzo perché interrogarli. Più che intelligenti sono molto stupidi, cioè, hanno proprio una saggezza infima, abbastanza da correre in mezzo a tre nemici. Non gli potrò fare domande, moriranno prima. No. Ho fatto schifo. Si muove talmente agitato che tu fai per colpirlo, ma lui non ha schivato. Gli ha detto proprio di culo e semplicemente ti sguscia a fianco andando, quindi lui parte da qua, fa così 1, 2, ti passa a fianco, schiva il tuo colpo, non assolutamente, non è neanche consapevole che l'hai attaccato, ma entra nella zona di attacco di Rune, che però hai l'arco. Ho l'arco. Quindi puoi scoccargli la freccia, ma avrai svantaggio al tiro, perché tiro è avvicinato e svantaggio con l'arco, che tu dici, ma è più vicino, eh? Così, no, beh, giusto. Sì, perché è più scomodo. È molto più scomodo. Perché non posso eventualmente usare la mia azione per... No, perché poi non potrei attaccarlo. No, perché è una reazione questa. L'attacco di potenza è una reaction. Quindi puoi solo attaccare. Non puoi neanche dire getto l'arco e tiro fuori la spada, perché non fai in tempo. E tirargli una spallata per buttarlo per terra, posso farlo? Puoi fargli l'attacco... vabbè, un grapple, praticamente... Ti costa il devi buttare per terra l'arco, perché devi avere le mani libere, però poi cercare di afferrarlo. Allora no, è un cocco, una freccia, cerco di prenderlo anche se sono abbastanza vicina. Sono abbastanza incazzata perché l'altro continuava a guardarmi in maniera... tipo, ah, te l'ho fatta. E quindi ci proviamo. 10. E anche in questo caso tu scocchi la tua freccia, ma purtroppo si conficca lì dove lui era un secondo fa, ma calcoli male il tempo con cui si muove perché è troppo vicino, quindi non sei abituata, e ti sguscia via entrando nella zona d'attacco di Rayrak. Se lo manchi anche tu c'è dell'incredibile. Infatti, se lo merita, se lo manchi anche tu si merita. No, infatti, a quel punto deve salvarsi per forza. Facendo mezzo giro cerco di colpirlo zona gambe con il mio martello da guerra, usato a una mano. Madonna, non so se l'ho colpito. Penso abbia 16 di classe armatura. No, l'hai preso. Attenzione! L'hai preso. Attenzione! Giusto, giusto, non ve lo nascondo, giusto, giusto, 15. 7 danni. Anch'io ricordavo 16, invece pensavo di no. Ok, è una scena molto triste e struggente, ma raccontaci come lo uccidi. Allora, quindi, dopo aver parato il colpo di Jimmy, Johnny, non è importante, e dopo averlo visto morire, ho sentito il goblin che correva in mezzo a noi, e mi giro di praticamente 180, mi giro completamente alle mie spalle, con un arco faccio un attacco ad arco orizzontale verso il basso, verso le gambe del goblin, e praticamente trovando nessuna resistenza gli spezzo le ginocchia buttandolo per terra. Immagino svenuto per il dolore. Ok, perfetto. In realtà penso, cioè, siccome non sono danni non letali, muore proprio. Quindi vedete tutti le gambe del goblin che assumono la famosa posizione a struzzo, che fa male,
E a quel punto lui cade urlando un po' per il dolore, un po' per la disperazione, perché anche i mostri hanno sentimenti. E nel cadere vedete che anche il collo assume una piega non proprio salutare, difficilmente si muove ancora. E due sono andati. È un nuovo giro. Ne mancano 20. Ma comincia con una freccia. Cosa? Io stavo per dire, mi sento in colpa per averli ammazzati, poverini. Adesso no, li schiamo tutti. Ah, io direi un D4 questo. No, un D3. No, un D4, dai. Perché comunque è soltanto... No, ok, ci siamo. Ehi, Rak. Vai. La vendetta dei goblin si abbatterà su di te. Invece no. Ci provino. Ci provano. Invece no. Sei lì, molli il tuo fendente, sei ancora in posa erculea da Goblin Slayer, quando senti ping, una freccia che colpisce e rimbalza via malissimo. E tocca a Cassandra. Ok. Quante frecce erano state mandate? Tre direzioni, giusto? Avevano sparato da tre direzioni diverse? Non mi ricordo, sto forse un mago avrebbe potuto prendere. Ma non è vero, forse un mago se lo ricorderebbe. No, sono state scoccate quattro frecce, due per lato, non necessariamente dalla stessa traiettoria, questo più o meno l'ha intuito. Due goblin sono usciti allo scoperto. Non sai se questo implica che ci sono quattro acciai a coprirli. Sai che sono state scoccate quattro frecce da quattro punti diversi, due a due vicini fra di loro. Ok. E la chat se la ghigna perché loro sanno tutto invece. Vabbè. Maledetti. Va bene, facile giocare così quando sai la storia. Ok, allora mi lancio nella direzione da cui proveniva quest'ultimo goblin. E okay. Avanzo con l'ascia urlando, cercando di beccarne uno. Prima okay. O poi qualcuno lo ammazzo. Indicami. Fai così, muovi il token. Se lo incontri, te lo trigger. Ci sbatti contro. Ti sei mosso io... solo di due per il momento. Quindi ne hai ancora. Calcola che non vedo la griglia. È bianchissima. Perché c'è. Se vuoi, te la squisco un po'. Vediamo se riesco. Aspetta, no, sono io che sono ciecata. Boh, vado verso di qua. Non posso, credo. Vai, mi sono mossa di qua. 4, no? Vediamo se è più marcata. Forse. Vagamente, va. Un pochino. Allora, ti sposto indietro, perché quando sei lì, ti trovi davanti un goblinino con tanto di arco in mano e freccia incoccata. Bam, lo becco con l'ascia subito, lo voglio tagliare a metà. Vai. Gli faccio malissimo. L'importante è crederci, eh. È entrata molto nello spirito di D&D. Sì, è entrata di frutto. Cioè... E ce la fa, lo colpisce, vediamo se lo sega. Bam, così, tram, faccio malissimo. Ti hai danni? 6. Vabbè. Lo colpisci. Un graffio, glielo faccio. No, lo riduci molto, 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 molto male, ma non abbastanza da dire lui ha finito. No, una di quelle ferite orrende in cui mi si incastra l'ascia, gliela devo anche scastrare per finire di ammazzarlo. Esatto, la tiri via, viene via quasi tutto, però lui è ancora lì che agonizza. Urlo per far capire dove sono. Sai, dovessimo mancare alcuni altri goblin nascosti, così li attiriamo bene. Allora, tocca esattamente a lui. Cosa potrebbe fare un goblin in questa situazione? Arrendersi. Scappare. Scappa, te lo dico anch'io. O scappa. Al terzo crepato scappa. Ha fatto un tiro salvezza in saggezza. Quindi lui passa il suo turno a urlare, piangere come un matto, prendendo l'interiore e cercando di rimetterle dove erano prima. Con tanto di terriccio e schifo vario, ovviamente. Quindi perde il turno assolutamente così. Avrò dei sensi di colpa fortissimi. Tocca a te. Sì, sta scena qua non ti farà dormire mai più nella vita. Ridatemi allora. Cthulhu, quelli sì che sono cattivi senza anima. Quello che vorrei fare è andare ben in mezzo alla strada, guardarmi intorno e urlare arrendetevi e forse non farete questa fine. Ok, fammi una prova di intimidire.
O persuadere, dimmi tu, che mi sembra più un intimidire. Intimidire, vabbè. Vai. Direi. Ok. Allora, sapremo il responso quando sarà il turno dei goblin di agire. Quindi per il momento, Rune e Verte, mm-hmm, avete un turno gratis in cui potete dirmi cosa fate. Ovviamente potete anche attaccare. Lui procede e intimidisce, ma in questi 6 secondi che ci separano dalla fine del round, voi cosa fate? Allora, io semplicemente prendo un'altra freccia dalla faretra, la incocco e la tengo tesa verso il goblin che ha appena torturato Cassandra, indecisa, perché sento che Reyrak ha appena cercato di dare pace a questa cosa, ma lui troverebbe molta più pace, penso, con una mia freccia. Quindi questo goblin qua, voi lo vedete perché è smascherato, diciamo, cioè ormai è visibile, perché vi basta guardare dove sta Cassandra e lo vedete a sto punto. Lei è più visibile di lui, ma è lì che urla e si contorce come un pazzo. Vedete il suo sangue sparso in giro? Tra le altre cose. Io semplicemente tengo tesa la freccia. Voglio vedere se escono fuori gli altri e la tengo semplicemente tesa. Ok. Ci manca un ok, io esco dal cespuglio, mi sposto in mezzo alla strada e tiro una freccia completamente a caso, alla cieca, qui. Che non so come ti faccia fare il pallino... Tieni premuto. Qui. Ok, vai. Tira con svantaggio perché è alla cieca, ma... Non è assolutamente un problema. Allora, così ho fatto 16 e svantaggio. Okay. Ho fatto 16. Ok, tira il danno. Ok. Qua 9. Ok. Ne ha ammazzato uno a caso. Allora. Sì, sta facendo casino, dov'è? No, non mi dire che ha ammazzato Gundren, capito? Si era nascosto in quel punto per un giorno. Bellissimo. Laura mi dà dei punti. Erano 24 ore che era nascosto nel cespuglio. Arrivi allora. Premesso che abbiamo cambiato musica, quindi avete capito che il fight è finito, ma questo goblin qua è ovviamente esploso. Completamente un no look è bastato. E con una mano che cerca di tenere insieme l'interiora e l'altra manina completamente lurda di sangue anch'essa, l'altro goblin... Timmy si arrende! Timmy parla! Io, sempre tenendolo sotto tiro, mi avvicino. In questo momento lui è disarmato perché l'arco è caduto lì. Beh, ha la scimitarra alla cintura, ma non sembra nelle condizioni di fare granché. Quando poi infatti arrivo lì, abbasso l'arco e guardo Cassandra. Sta sudando freddo, poi io non respiro, mi avvicino lentamente... E inizio a tamponarlo malamente con la mano. Avanti. Cosa hai visto dell'attacco? E poi guardo disperatamente attorno cercando supporto dagli altri. So che questo tizio sta morendo. Timmy non c'era. Timmy non ha attaccato. Timmy è arrivato dopo. Avanti. Vomita sangue. Dove sono? E intanto premo cercando di fare qualcosa. Timmy sa cose. Ma sta male. Cure per Timmy! Guardo Reyrak. Cosa fai, Reyrak? Cure a un goblin? Mi avvicino. Mm-hmm. Guardo il goblin. Chi ti ha mandato qui? Adesso mi chiede delle cose molto precise, quindi prendere la pagina. Dov'è che è? Eccoci. Allora, ti avvicini. Il goblin, Timmy, ti guarda. Ha veramente una smorfia
molto sofferente. Ma nonostante questo, riesce comunque ad alzare un angolo della bocca in un piccolo ghigno sorriso e fissandoti negli occhi ti dice: ah, Timmy lo sa dove hanno portato il nano? Cure per Timmy! Avanti, ha delle informazioni importanti. Non vorrete mica lasciarlo a morire qui, no? Intanto ripulisco l'ascia di sangue. Io in tutto questo sto andando a vedere se ho veramente colpito qualcosa nel cespuglio. Sì, c'è un cadavere di goblin con una freccia che passa dal collo da parte a parte. E ad alta voce dico: lo sapevo che era qui, l'avevo visto. Allora. Vabbè, Reyrak, nel caso se poi non ci serve... perché non ci dice la verità, la sincerità prima di tutto. E guardo Timmy negli occhi. Allora, quello guardi che Timmy fai... negli occhi. Gli occhi di Timmy sono un attimino non vitai, non è morto, però si fanno un attimino spenti e tum, cade all'indietro, svenuto probabilmente. Sapete che se non sarà curato probabilmente morirà dissanguato a breve. Però probabilmente è svenuto per il dolore. Principalmente perché non riuscivo più a fare la voce, quindi l'ho zitto. ti do qualche minuto in più per decidere. Intanto che lui decide, io ho visto il cadavere del goblin per vedere se ha qualcosa addosso. A parte, mi inculo le frecce, perché è sempre bene incularsi le frecce, e l'ho visto, vedo se ha qualcosa addosso. Allora, addosso quale? Quello che hai ucciso tu? Quello che hai appena battuto? Sì, quello nel cespuglio, quello che sapevo esattamente dov'era, ovviamente. Ok, vabbè, hanno tutti addosso delle armature estremamente rudimentali, fatte veramente di poco più che immondizia, pezzi messi insieme alla meno peggio, ma che li coprono a sufficienza effettivamente da dargli una CA tutto sommato discreta. Ha alla cintola, come gli altri, una piccola scimitarra, una spada leggermente ricurva, molto molto vissuta e sporca, però fa il suo, volendo. E se gli fermi in tasca, e ci serve un po' di coraggio, perché pulizia dei goblin è quello che è... Ho messo mani in posti peggiori, non ti preoccupare. Perfetto. Riesce a cacciare fuori un... Allora, qualcosa che potrebbe una volta essere stato un frutto, adesso è solo marciume, cioè letteralmente il ciarpame di Dark Souls, per intenderci, quella roba lì, ma in mezzo ci sono 7 monete d'argento. Che io, con incredibile maestria, mi inculo. Allora. E quante frecce gli riesco a recuperare dal corpo? Ma ne avranno addosso una decina a testa, più o meno, ne hanno scagliata qualcuna, fai 8. Ok, allora mi tolgo le 2 che ho tirato e ne aggiungo 8. Io di solito non conto le frecce, ma se vuoi contarle, vabbè. No, io me le conto. Okay, preferisco perfetto. Contarmele. Ok. Queste frecce qua sono. Fammi controllare. Penso che loro abbiano l'arco corto. Quindi, se tu hai l'arco lungo. No, sono giusto. No, io ho l'arco corto. Esatto, no, perché sei alto. Sennò. Ti devi mettere così. Che non posso. Ok, perfetto. Sono della misura giusta. Sono scure un pochino più. Un pochino meno curate delle tue, ma allo stesso tempo sono un pochino più tozze. Cioè proprio anche a occhio nudo vedi che sono un po' più spesse, un po' più rudimentali, ma compatte anche. E poi fatto questo mi avvicino a loro, vicino al goblin svenuto. Reyrak, un po' preso dai pensieri, dirà una piccola preghiera alla sua divinità e casterà parola guaritrice curando il piccolo goblin. Lo fai in nome di qualche tratto per caso o lo fai perché giustamente vuoi le informazioni che potrebbe avere? Allora lo per faccio la pietà, dai. un po' perché penso che in generale bisognerebbe trattare con un po' di dignità
le creature, e sicuramente questa creatura non sta morendo con dignità, ma anche altre non sono morte con dignità, diciamo principalmente per avere informazioni sul mio cugino. Ok, principalmente. Mi piace molto la decisione, in una sessione non è male, ti dà inspiration, ma abbiamo deciso di basarci solo sui tanti, come se te l'avessi data. In realtà non tecnicamente è un mio legame, il mio cugino. Ah beh, giusto, mi piace. È un buon escamotage, inspiration. Ci sta. Bene. Allora, poi alla guarita dice, se vuoi lancialo, ma tanto basta che lo curi di uno, giusto per immaginare, per fermare l'emorragia, principalmente. Mm-hmm. Ah, aspetta, mi sono perso, ringuardo. Dovrei averlo lanciato? Non parte. Mi piace dalla chat pietà che Cassandra non ha avuto. Esatto. Sentenza proprio. Proprio. Come ho giustamente scritto, prima lo ammazzo e dopo ho pietà. Gabriel si dissocia e scompare. Gabriel si dissocia. Si è offeso a questa cosa di... esatto. Morto, l'ha presa male. Però è bello che siamo su BS Ninja, quindi non ci sputtana la grafica, ma che qualità incredibile. Ma va! Ma che cosa bellissima è sta roba! Ma bellissima! Come se non fosse successo niente. Cioè, manco un player, ma come se non fosse successo niente. No, poi mi devi dire questa cosa, perché sì, vabbè. Per me in chat è che dicono addio Giovanni Verde. Aspettiamo il rientro. Ah no, aspetta, aspetta, ce l'ho. Guardate che era rientrato, ragazzi. Io lo vedevo. Sì, devo cambiargli io il link. No. Adesso appena torna, pesco il link. Eccolo, è tornato. Ah, ecco. Arrivo, Gabbo, io. Io mi vedevo e vi sentivo, non so perché. Perché è tutto bellissimo, OBS Ninja, però... Ma io vedevo, tanto, vi sentivo, era come se fossi a posto. È come se fossi... Era come se fossi... Oh mio Dio. Come quindi... Timmy? Sì, esatto. Ci vedeva, ci sentiva. Sono anche intervenuto, ma niente. Proprio. Sei tu, Timmy? Sei vivo? Allora, non confermo e non smentisco. Bene. Il nostro Eric fa una piccola preghiera. Vedete che Timmy si illumina leggermente. E effettivamente vedete l'emorragia che si arresta. La ferita che in maniera un po' sommaglia si... Rimagina, c'è una bella cicatrice, comunque è una guarigione magica, è tutt'altro che precisa, però non rischia più di morire. Non ti nego, Eirak, la soddisfazione di svegliarlo a ceffoni, ovviamente. È proprio quello che farò, infatti. Okay. Una bella cinquina. Molli lo schiaffo e all'istante spara che... Dimmi, parla. Beh, inizia. Si mette a sedere. Io sono Timmy. Quello è mio cugino Jimmy. Vieni al dunque. Ah, sì. Qual è la domanda? Dove avete portato il nano? Ah, il nano. Il nano era un lavoro particolare. Era proprio... c'è una parola che voi usate, una somministrazione, no, una comministrazione, una... Vabbè, ci hanno detto di non uccidere il nano. Non hanno detto niente sull'umano, quindi potrebbero averlo mangiato, non sono sicuro. Però il nano non è più qui. Sicuro, perché lo voleva il Re Goblin. Il Re Goblin. Il nano è al castello Kragmaw. E se volete potete farmi un check di percezione, se... Osservate un attimino Timmy. Sì. Io, mentre lo fisso, gli dico, comunque lo sai che se non ci dici la verità fai la fine del tuo cugino. Timmy lo sa.
e ha molta paura in questo momento. Ma Timmy nasconde e sembra forte. E vedete le gambine che tremano di brutto. Allora, in questo momento... Essere onesti è la cosa migliore che c'è nella vita. Molto bravo. Fermi con i complimenti. Non ha ancora finito di parlare. Gli oggetti che erano qui, che fine hanno fatto? Li avete derubati, no? Allora, chi l'ha osservato, quindi sia Cassandra che Irak, è una cosa molto easy, anche Rune ci sta. Perché quando lui dice Kragmaw, che tradotto dall'inglese significa denti aguzzi, denti affilati, lo osservate con quel pizzico di attenzione. C'è sempre stata una nota un po' stonata in sti goblin, ma nel marasma del combattimento non ci avete fatto caso. Adesso che li guardate bene, vedete che effettivamente hanno le zannine, i denti, simili orchi, decisamente più marcati del normale, come se li affilassero volutamente. Quindi... vi fate l'idea che Kragmaw, o comunque denti aguzzi, denti affilati, potrebbe essere una sorta di tribù o comunque di gruppo di goblin accomunati da questa cosa qua. Perché vi rendete conto che tutti quelli presenti hanno la stessa caratteristica. Che non è naturale, cioè non è che nascono così, se li scavano loro. Se li filano. Esatto, se li affilano letteralmente. Noi goblin attacca viandanti, noi ruba tutto e poi noi porta in Tana Kragmaw e poi noi paga tasse a Re Goblin, una parte Re Goblin, una parte capo Kragmaw. Senti un po', Patacca, ma qui, mi sono già rotto il cazzo di ascoltarti. Dov'è sto posto dove avete portato il nano? Castello Kragmaw, lontanissimo, saranno più di 100 goblin, giorni. Molto lontano. Senti un po', Reira, che dagli una martellata in bocca, che mi ha già sfrantamato la minchia questo qui, dai, per cortesia, che secondo me ci sta solo prendendo in giro. Io intanto mi avvicino a Rune. Prendo il martello. Lui si è fatto la mano alla bocca, come se facesse qualche differenza. Ti sto dicendo la verità. C'è qualcosa che non torna. Hanno detto che l'umano è stato preso da qualcun altro. State bisbigliando? Sì, io ero una sì. Ok. Hai preso quella più... sì, assolutamente. C'è qualcosa che non torna. Poi 100 goblin sono tanti, insomma. È lontano questo... Certo, per un attacco che è avvenuto non più tardi di ieri? Ma poi i goblin sono alti così, ragazzi. No, infatti. No, lo so. Allora, su questo non vi faccio fare un tiro. Da come l'ha detto, da come si pone in generale, vi è parso a tutti palese che la sua unità di misura 100 goblin era come per dire è lontanissimo. Mm-hmm. E quindi sì, ha sparato un 100 goblin, ma era una roba molto stupida da goblin. Appunto. Cioè, non aveva veramente senso. Però era per dire è molto lontano da qui. Io guardo il nano e gli dico: ascolta, facciamo una roba. Allora, tanto il carretto, se non so se ce lo pagano, se lo consegniamo. Quindi, secondo me, la soluzione migliore è prendere questo stronzo qui e farci portare dove hanno portato il nano. Così prendiamo il nano, nascondiamo il carretto sperando che nessuno se lo inculi, e poi col nano riportiamo il carretto, se no non ci pagano. Sì, sono d'accordo. Timmy accompagna. Timmy accompagna Tana Kragmaw. Timmy non è mai stato in castello Kragmaw. Timmy non è abbastanza importante. Timmy, quanto saresti importante se portassi 4 prigionieri? Timmy smetterebbero di picchiare Timmy. Timmy diventerebbe quasi come Billy.
Eccellente. E quindi potresti portarci fino davanti al re dei cosi, giusto? Se fossimo tuoi prigionieri. Quattro, Quattro prigionieri sono tantissimi. Sono più di 100 goblin. Oh sì, molto più di 100. Sì. Sono quasi 120, Faccio un tiro in chat. Proprio alla luce del sole. Si chiama Quanto Perfetto. È stupido Timmy questo tiro. Ha fatto un tiro su saggezza, ma tutto sommato non è andato così male. Quindi prende in seria considerazione la cosa e se ne esce con una roba vagamente più sensata del dialogo che avete avuto fino adesso. Timmy propone. Timmy accompagna prigionieri e guarda Eirak. Timmy accompagna prigionieri, Timmy porta prigionieri e poi due scelte. Timmy scappa veloce come mille Timmy e si fa una nuova vita. E i prigionieri liberi e fanno quello che vogliono. In Tana Kragmaw, Timmy non è più Kragmaw. Seconda opzione, più paura. Timmy consegna i prigionieri e esige di diventare nuovo capo Kragmaw. Prigionieri sfida capo Clark. Timmy no, perché capo Clark picchia fortissimo, ancora male. E se i prigionieri vince, Timmy nuovo capo Kragmaw. E a quel punto forse Re Goblin dice, chiama capo Timmy e capo Timmy scopre dov'è castello Kragmaw di preciso. Per voi ha senso questa cosa? Ascoltami un attimo, Timmy, facciamo un altro gioco. Si chiama Werther non ti infila un coltello nelle budella. Cosa vedete? Ti piace come gioco? No, non lo conosco. Ecco. Allora Timmy sta zitto e ci porta dove dobbiamo andare. Facciamo finta di essere prigionieri e se provi a scappare... Hai visto che bella mira che ho con l'arco? Tu prova a spostarti di due o tre Timmy, come cazzo dici tu, e vedi che ti faccio fare la fine dei tuoi cugini e vi ritrovate tutti nel paradiso dei goblin. Allora, Timmy odia i suoi cugini. I cugini di Timmy picchiano Timmy e quando Timmy dice loro basta basta, loro tirano fuori i loro mini goblin e fanno pipì addosso a Timmy. Timmy li odia, è contento che siano morti. Sì, ma che schifo che fate, madonna. Siete delle bestie orrende. Mamma mia. Quindi, Timmy accompagna... Fa uno sguardo un po'... Timmy accompagna nuovi amici Timmy. Timmy indica Tana Kragmaw. E poi Timmy alza le mani. E Timmy non sa cosa succede in Tana Kragmaw, sono problemi di Kragmaw. Timmy non dà l'allarme, Timmy scappa veloce. E cosa andresti a fare poi, Timmy, nella tua vita? Ma ci interessa veramente che cosa fa questo... Mi interessa. ...coso nella vita? No, dico davvero, gli diamo l'opportunità di diventare un capo, attira il re dei goblin e... No? Piuttosto che da solo, libero. Se lo picchiano i cugini, figurati altri goblin quando lui lascia anche la tribù. Guardarlo in faccia anch'io vorrei picchiarlo, mi viene proprio voglia, cioè. Oh, dai, sei riuscito a salvare per miracolo solo perché abbiamo ammazzato gli altri tre prima, non perché sia stato bravo. Senza offesa. Coso? Timmy è stato bravo. Timmy ha Timmy ha mancato. Avanti, non perdiamo tempo, stiamo più passa il tempo peggio è. Qua rischiamo che il nano nel frattempo sia stato portato chissà dove se non mangiato. Mi ripeti quella cosa dell'umano, Timmy? A chi l'avete dato l'umano? Allora, umano l'ha preso il gruppo di prima. E hanno un po' di goblin perché capo Clark ha detto che fosse tarantola, ragno nero, qualcuno voleva il nano. Allora portate il nano e la mappa. Molto importante, il nano con la mappa. La mappa? Che mappa? Una mappa, Timmy, non c'era, non so. Però dovrebbero aver preso il nano vivo e la mappa.
Però a quanto pare c'è anche un umano insieme al nano. Nessuno ha mai parlato di un umano, quindi Capo Clag se l'è preso. E penso che lo mangeranno. O... Domanda in off. Mm-hmm. Riesco a estorcergli una descrizione di qualche tipo per capire se sia il tizio che sto cercando? Di chi stai parlando? Del nano o dell'umano? Dell'umano. Non essendoci stato lui, mi sa di no. Magari gliel'hanno raccontato. Non scende nei dettagli lui. Cioè, ti dà un po' l'idea che finché si parla di nani e umani riesce a fare delle distinzioni, ma quando gli dici umano, uno vale l'altro. Cioè, riesce a distinguere di poco maschi e femmine. Okay. Ma, Timmy, carissimo Timmy, quale direzione hanno intrapreso, insomma, con l'umano, gli altri? L'umano è sicuramente in Tana Kragmaw. Timmy ha visto che loro portavano in Tana, ma era a cambio. Quindi il gruppo di Timmy usciva per assaltare voi, in questo caso. E... ma sicuramente è in Tana Kragmaw. Cioè, sicuramente... se non l'hanno mangiato è in Tana Kragmaw. Bene, andiamo per quanto mi riguarda. Sì, sì. Non avrei, cioè... quale altra opzione abbiamo a questo punto? Se non seguire... abbiamo l'opzione di prendere il carro, rivendercelo... No, per piacere, non voglio neanche sentirla questa storia. Piuttosto il carro lo nascondiamo, ce lo portiamo dietro. Ma ti voglio vedere a portare dietro un carro con i buoi, andiamo più veloci a piedi senza carro, eh? Meglio, Timmy? Quindi abbiamo appena decretato che lasciamo il carro. Timmy fa la guardia. No, certo. Timmy, forse non hai capito che te vieni con noi, perché... Timmy, non ti possiamo lasciare qui, su, insomma. L'avrei capito, vero? Sei la nostra guida. E Timmy ci ha provato. Timmy ci ha provato male. Non Timmy... sei stato sincero. Timmy è un po' un coglione. Dai, muoviamoci. Andiamo, prima Timmy, che si faccia tardi. Più o meno in che momento del giorno stiamo? Mezza giornata sarà partendo all'alba, primo pomeriggio, no, beh, saranno le 3 di pomeriggio, una cosa così. Okay. Avete ancora un bel po' di ore di luce. Timmy inizia a camminare. Timmy fa strada, Timmy guida, Tana Kragmaw, poi Timmy libero, patto. Inizia a camminare. Se... guarda Rune, se gentile signorina dà una moneta a Timmy, Timmy fa una nuova vita. Timmy si compra gli attrezzi e fa qualcosa. Timmy libero. Una moneta. Sì, che cosa, gli diamo un calzino che diventa libero. Inizia a camminare, Goblin. Timmy cammina, però gentile signorina ci pensa. Sono molto contenta, davvero, che tu mi chiami gentile signorina, ma devi camminare. Timmy cammina. Intanto che loro discutono, cercano di convincere Timmy, io mi sposto al carro e lo sposto un po' nelle fresche frasche, legando tipo i bisonti, lì cosa abbiamo noi, a un albero, e poi vabbè, già che ci sono, mi prendo un paio di mele. Visto che non sono riuscito a mangiarla prima, scusami, c'è una questione di principio. E torno da loro. Ah, io recupero il mio giavellotto nel frattempo. Ok. Sì, anch'io vorrei recuperare le mie frecce e intanto dire a Timmy, Timmy, mi raccomando, alto l'umore, si cammina ben veloce, piede veloce e si va. Mi raccomando. Timmy è contento. E guardo Cassandra. Timmy odia Jimmy, Timmy ha 4 amici nuovi. Una gran giornata per Timmy. Amici? Non lo so. Timmy ha 4 amici nuovi. Io intanto cerco di piazzarmi qualcosa sulla spalla sanguinante, visto che avevo una freccia fino a 2 minuti fa. Quindi, allora, mentre ci avviamo. Informazione in off. Ve lo ricordo, perché siamo all'inizio della campagna. Anzi, non ve lo ricordo, vi do un consiglio. Non vi sto dicendo fatelo adesso. Ve lo sto dicendo perché adesso ho l'occasione di farlo. Gestitevi bene i riposi. Sia i previ, che sono super sottovalutati in D&D, ma nei livelli bassi sedersi e tirare un D6 o un D8 di vita fa la differenza, sia e soprattutto quelli lunghi, ok? Quindi
state attenti a queste fasi transitorie, che se poi triggerate effettivamente eventi di dormire, probabilmente non se ne parla, ma anche di fermarsi un quarto d'ora o un'ora a non far niente può essere complicato, ok? Quindi gestitevi anche questo genere di risorse. Certo. Domanda, io ho recuperare energie, che parla però di azioni bonus per recuperare punti ferita. Mm-hmm. Non è roba in combattimento, cioè... Allora, se c'è scritto azione bonus, significa che puoi anche farlo in combattimento. Dovrebbe essere il second wind del fighter. Sì. Quindi è un D10 più il tuo livello, esatto. E tu tiri e ti curi. Ce l'hai una volta per ogni riposo, una volta al giorno. Puoi farlo anche in combattimento. Puoi farlo, sì, anche in combattimento possiamo. Ok, perché parla finché non completi un riposo breve. Boh, posso anche, tipo, mentre cammino cerco di cosare la ferita Ok, riposo breve significa che quando tu ti... Sì, è come se scaricassi... Esatto. Sì, è come se scaricassi un attimo la tensione, quindi ti ripigli, sei un guerriero, ricarichi vita. Se poi fai un riposo breve, che significa un'ora di riposo, in cui vi fermate un attimo e tirate il fiato, lo ripristini, quindi ce l'hai di nuovo e ce l'hai anche in combattimento. Potrei per esempio farlo adesso per recuperarmi punti ferita? Per me non c'è problema, se poi non fate un riposo breve, in combattimento attacco, non ce l'hai. Ovviamente. Okay. O ti attaccano, che è diverso. Esatto, però sì, in questo momento ce l'hai. Vabbè, a livello di roll diciamo che io non posso andare in giro con un braccio che sto tipo così sanguinante, quindi magari chiedo aiuto a Rayrak, insomma, di... me lo faccio un secondo, cioè cerco di sistemarlo e quindi tiro. Sì, sì. Ok. Domanda da Nuba, sì. Un D10 più il livello da guerriero, quindi tiro? Ti è il D10 e poi sommi uno. Più uno, sì. Così, ok. Sì, sì, pulito. Troppa Alex Arcana, pensavo di dover tirare un D11, già dicevo, aspetta, cosa? D11, quando? Stavo impazzendo. Uno. Giocate narrativi, ragazzi, giocate narrativi. Avevo letto 14, vabbè, anche 7 comunque, mi sembra che sia ben di più di quello che essere... serviva. Sì. Ok, perfetto. Vi incamminate. Quindi incamminate, sì. Seguite il buon Timmy, che si insinua praticamente nella vegetazione in questa direzione sul Route 20. Quindi entra proprio nella vegetazione. Vedete che non prende questo sentierino qua, ma si infila proprio in mezzo agli alberi. E siccome non ci serve più questa schermata, vi risposto in quella neutra, così evitiamo spoilerini birichini. Rune, scusami, sei tu che sei particolarmente attenta alla sincerità, giusto? Sì. Ok, perfetto. Vedete che lui prende questa strada in mezzo agli alberi, vi guarda e dice proprio: state attenti, perché c'è qualche trappola. Per proteggere un po' Tanakragmaw. Di lì, e indica il sentiero che non ha preso, pieno di trappole, un sacco di gente ci casca. Di qui un pochino meno, però qualcuna c'è. Quindi state attenti, perché Timmy non sa bene dove sono, perché il peso di Timmy non aziona la trappola. Però il peso del ciccione, indica Rayrak, aziona trappola forte. Di che tipo di trappole stiamo parlando? Le trappole goblin. Io sì, palesemente corde. Voglio capire se sta mentendo in questo momento. Fammi un'intuizione. È insight. Sì. Non riesci a dirlo un po' perché le microespressioni goblin sono quello che sono, un po' per il suo modo di parlare difficilmente... leggibile, non riesce a farti bene un'idea. Timmy, spero che tu stia dicendo la verità. E potrei proporre, mi raccomando, cammina davanti a noi in modo tale che possiamo esattamente vedere quello che succederà durante la strada. Potrebbe essere una buona idea. Timmy
non dice bugie. Timmy spiega che Timmy passa e trappola non si aziona. Timmy troppo piccolo e pesa troppo poco. E la trappola non sente Timmy. Ma se passa Peruto Ciccione ammazza Goblin, la trappola scatta. Oh, va che ce l'ha con te, perché io li ho ammazzati i Goblin ma non sono Ciccione. Piano con le parole, Timmy, per cortesia. Ce l'ho già con un Goblin. Non farmecela avere anche con gli Halfling, per favore. Ma nel senso che... Ma perché i Goblin hanno un'idea sbagliata. Beh, sarà l'armatura. Cioè diciamo che l'armatura non fa sfinare la tua figura, ecco. Su questo posso darti ragione. Ma io quello che intendevo, è che le armature, quelle un po' più, no, costano. Comunque, Timmy sa che la giovane umana gentile vuole bene a Timmy. L'altra invece sembra veramente cattiva e ha aperto la pancia di Timmy. Timmy se lo ricorda e non ci piace. Se non fosse stato per me, non ti curava certo, quindi dovresti ringraziarmi. E do nel frattempo una gomitata a Rayak. Nessuno ha curato Timmy. Timmy ha chiuso gli occhi per riposarsi e è guarito. Vogliamo Timmy, vedere se riesce a farlo, Timmy? Timmy riesce a farlo una volta al giorno. Io ci sto provando, giuro, però insomma stai sfidando la pazienza di tutti quanti. Ecco. Oh, la mia sale è già bella che giocata. Com'era la storia della pietà? Scherzavo. Tutti picchiano sempre Timmy in Tanatragmo. Ma Timmy non ha mai capito perché. L'abbiamo capito noi perché, guarda, perché sei veramente, guarda. No, dai, Timmy, per cortesia, cammina lì davanti. Allora, fai una cosa. Mi avvicino a un albero. Cioè, guardo per terra nel fogliame. Se trovo tipo un bastone, un tronchetto, qualcosa, tipo, sai, tipo bastone sì, da passeggio. Sì, altro che. Sono dico, allora Timmy, fai una cosa, adesso te tieni in mano questo, quando tu cammini lo sbatti forte ogni passo che fai per terra, così se c'è una trappola la troviamo subito. Ma forte lo devi sbattere, eh? Timmy è la guida. Timmy salverà i suoi amici, deboli e stupidi che cadono nelle trappole. Fantastico Timmy. Bastone da guida questo qua, Timmy, cioè almeno adesso sei proprio, capito? Timmy è bastone della guida. Timmy, va, sii la guida che sei chiamato ad essere. Timmy è forte. Dai. Non vi deludea. Forza, accendiamo. Se comincia a picchiare in giro come fosse nato. Allora, facciamo un check di Timmy. Ok. Se muore nella sua stessa trappola. Allora, passano 10 minuti. Timmy ha un fiatone senza fine, ha un braccio enorme, ha voglia di... Ti picchiai in giro. Tanto è bravissimo e fortissimo, no? Ce la può fare. A un certo punto, chiude gli occhi e sicura. Da un colpo e vedete che il bastone schizza via e effettivamente finisce a penzoloni legato in una trappola molto rudimentale, in realtà non mi viene in mente una corda, tipo quella per braccio. Tipo la classica corda a cappio. Esatto, quella classica trappola da conigli. Che gli porta via il bastone, glielo stattona via. Timmy lo sapeva. Mi serve un bastone nuovo. Guarda, Timmy, siamo in un bosco. Se guardi per terra, scegli quello che più ti aggrada. Quello che più ti aggrada. Sì, sì. Prende un ramoscello. Sì. Lo picchia, si rompe. Prima che io spezzi lui, qualcuno è in grado di dargli un dannato bastone per piacere? Cerco un altro bastone un po' più resistente e glielo porgo con un po' troppa forza, effettivamente. Timmy guarda in mano entrambi i bastoni. Quello che aveva Timmy andava benissimo. Faceva cagare, dai Timmy, per cortesia, c'ho da fare io. No, calcola, glielo strappo di mano, glielo strappo di mano e faccio proprio stra così. Sono sempre tutti così scortesi con Timmy. Io, sapendo che quel bastone che gli ha appena dato Werther durerà forse 30 secondi ancora, ne prendo un altro lì vicino. Di scorta. Un po' più grosso, di scorta, e me lo tengo in mano. Ok. Ma se no... Senti, ma lo possiamo adottare, Timmy? Lo possiamo far diventare il mago? Io sono a favore. No, non lo voglio nel party. Con cappello a punta, sarebbe bellissimo. Allora... Sono passati 10 minuti.
le passano altrettanti. E Timmy procede col suo bastone, così, picchia in giro. Vedete tutti che Timmy è palesemente provato dalla cosa. Cioè, prima picchiava come fosse nato, era palese che se la sentisse proprio, era un po' l'eroe della situazione, sto salvando i miei nuovi amici. Adesso è più un lo appoggio davanti a me, ma quasi mi sorregge il bastone, non mi sento più il braccio. Quindi, vi chiedo la vostra percezione passiva. 13. 10. Interessante. Vabbè, io sono quello che ammazza i goblin, mica quello che percepisce. Come ci stiamo muovendo? Timmy è davanti. Ok, poi? Io chiudo. Okay. Io subito dietro Timmy. Okay. Io sono di fianco a Cassandra. Ok. E io in mezzo, quindi tra loro due e... Perfetto. Quindi Cassandra e Reune, infatti un tiro salvezza in destrezza. Sempre io e Teo. Avete detto voi. Mamma mia, che culo. Ho meno uno a destrezza io. Ma io andavo abbastanza bene sulla destrezza. Io vado a consolare anch'io, ho meno uno a destrezza. Ah, ok. Bene, prima ci piace, prima ci piace. Beh, mamma mia. Bene. Credere. Sta. Molto è bene. Il valore più alto che ho pure qui, no. Non ho allora. Io ve lo dico, se rinasco mago, rinasco mago Timmy, eh. Vabbè, dai. No. Allora, prego, no. Ti regalerò un sacco di bastoni. State camminando. Timmy lì, picchia il suo bastoncino, passa. Purtroppo, quando voi lo seguite, Cassandra e Rune, fate esattamente quello che ha fatto lui, ma come aveva previsto. Tra l'altro, Rune ha specificato, io cammino a fianco a Cassandra, quindi messe vicine. Senza nulla, molto più peso. Nessuno sta dando da intendere che i vostri PG siano grassi, ma pesate di più perché siete vicine. E a un certo punto... È l'armatura al collo. Ci sta. Certo. Vi manca il terreno sotto i piedi, cadete. Vi fate solo un dannino da caduta. Semplicemente cadete male, vi prendete una storta, ma cadete in una trappola. Cadete in una grossa buca ricoperta da fogliame. La buca è parecchio grossa. Ci sareste caduti dentro tutti se loro due non fossero cascate per prima, probabilmente camminando una a fianco all'altra. Quindi Ayrak, tu sei un passo dietro di loro, ma vedi che cadono, ti fermi. Verte invece è abbastanza indietro da sfangartela facile. Timmy invece subito avanti. Appena sente che cadete, Timmy si congela, si gira molto lentamente. Timmy non l'ha fatto apposta. Dannazione, fateci uscire da qui. Io da sotto uno. Timmy! Timmy non lo sa, Timmy non l'ha vista. Timmy è troppo leggero. Oh, so io come farti diventare pesante. Aspetta che salga su. A quanto siamo cadute? Un paio di metri? Siete cadute di 3 metri. La buca è profonda 3 metri. Werther, dammi una mano, dovrei avere una corda nello zaino. Mi fa male un polso perché... Però se vuoi ti passo la corda. Timmy, fai una cosa, vieni qua un attimo che almeno ti tengo sott'occhio, non ti allontanare, vieni qui. E... Questo è umiliante. Praticamente Ruvi... c'hai uno zaino tu. Uno zaino, sì. Gli ero visto nello zaino, tiro fuori la corda. Cosa deve fare Timmy? Ho una corda. Timmy deve... Timmy deve stare qua fermo. Ma proprio rigido, capito? Non ti devi muovere. Che noi dobbiamo tirare. C'è un albero qua vicino. Sì, certo, che siete in un bosco. Ok. Tanto di metri di corda. 15 metri di corda, voglia. E averne. Farei un mini giro intorno a un albero in modo da avere un po' di effetto carrucola e butto la corda sotto. Ok. Dicendo di aggrapparvi, se volete legarvi. Vedete voi. Vuoi andare tu? No, prego. Io mi aggrappo alla corda e comincio a salire. Ok. Quindi sali tu, non ti trascina su lui. Cioè non sì, è che te la leghi. No, sono 3 metri. Io sono un'umana, quindi immagino di essere alta. Insomma,
decente. Sì, 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 no, no. Effettivamente sarebbe una prova di atletica. Palla e spingerti, non ci abbiamo pensato. Vabbè, ma ci hanno lanciato subito la corda, esatto, quindi sì. Non è che... Boh, fammi una prova di atletica con vantaggio, perché c'è la corda. Cioè, perché ti aiuta, banalmente. Ok, atletica, 1 e 2. Easy, easy. Esci senza nessun problema con la corda, è molto facile. Faccio proprio hopla. Io faccio la stessa cosa, immagino. Vai. No? Sì, sì, sì. Ok, perfetto, anche 16, basta, okay. E avanza. Entrambe, quando salite, c'è Timmy a una estremità, cioè a uno dei lati delle corde, che tira come un forsennato, così. In realtà il suo è uno sforzo assolutamente inutile, anzi si brucia tutte le mani perché lui non sta tirando, cioè lui sta strisciando le mani sulla corda, non la sta realmente tirando perché non ha la forza per tirarvi su. Però vedete che ci sta mettendo tutta l'anima, potrei dire che sì. Timmy, aiuta gli amici di Timmy! E si sta rovinando tutte le mani. Quando vi vede che emergete tutte e due, con le mani tutte rosse... Ah. Timmy chiede scusa, Timmy non ha visto. Metto a tirare sulla corda io. Grazie Timmy per l'aiuto. Grazie Timmy! Tutto super compiuto, la prima volta nella sua vita qualcuno gli dice grazie. Io però ne vorrei approfittare per cercare di guardarmi intorno. È già un po' che stiamo camminando. Ho la sensazione che ci stia portando a caso nella foresta, nel sentiero o quel che è. Tipo stiamo girando in tondo? Oppure ci stiamo effettivamente muovendo in una direzione? Allora... Cioè, per capire quanto sia idiota questo goblin da uno a Timmy. Ok, ok. Senza nessuna prova, ti posso dire, semplice senso dell'orientamento... Che non state vagando intorno, ok? Uno, perché Timmy non sarebbe... Un goblin in generale non sarebbe abbastanza sveglio da... O se anche ci provasse ve ne sareste accorti ben prima di lui. E due, perché comunque riconosci che non avete praticamente mai preso svolte. Avete sempre camminato piuttosto dritti. Quindi è difficile ingannare il sentiero. In più non riconosci quello che è intorno. Se mi fai una prova di sopravvivenza, invece potresti cogliere qualcosa in più, effettivamente. Ma io intanto nel dubbio la faccio. Sopravvivenza, vai. Hai detto? Sì. 10. Ok. Pure per vedere se ci sono tracce, cose. Esatto, esatto. Sopravvivenza serve a quello. Allora, la tua prova è appena sufficiente, quindi non, sicuramente non sarai in uno dei sentieri più battuti. Infatti sei incappata in una trappola. Siete incappate in una trappola. Però, comunque, quando ti concentri un attimino... Anzi, guardando con molta attenzione, vedi che non troppo lontano dalla trappola riesci a scorgere qualche impronta sufficientemente piccola e leggera da essere goblin, appunto, che aggira la trappola. Quindi qualcuno che è abituato a fare questo sentiero ha capito che lì c'è una trappola e evita di cascarci dentro. Ok. Non hai... idea di tante persone, poche persone, una sola, da quanto tempo è lì. Riesci soltanto a scorgere neanche l'impronta, cioè mettendo insieme un po' di terreno spestato, rami rotti, fogliame spostato, riesci a capire che qualcuno è passato di qui, qualcuno di piccolino. Ok. Perfetto. Proseguiamo. Quindi, che facciamo? Ah, no, ok, pensavo... Se volete fare cose, andiamo avanti qua. No, semplicemente volevo dire a Timmy di andare avanti. Ok, perfetto. Allora, proseguite, ma in realtà pochissimi minuti, saranno un paio di minuti scarsi, e la vegetazione a un certo punto finisce, voi non uscite dalla vegetazione, Timmy si ferma al limitare degli alberi, e effettivamente davanti a voi... La vegetazione prosegue piuttosto a U, ma si apre in un'area dura davanti a voi. E dritto davanti a voi c'è un fiumiciattolo, proprio al limite del rigagnolo d'acqua, che esce da una grotta naturale scavata in una parete rocciosa, il cui davanti alla grotta, sulla destra, c'è questa piccola area dura, contornata dalla vegetazione. Sulla sinistra, invece, della grotta, la vegetazione si chiude, appunto a U.
Quindi c'è soltanto una piccola iadua sul lato ovest della grotta. Timmy si ferma al limitare della vegetazione, abbassa la voce. Dice: eccoci, quella è Tana Krakmau. Timmy viveva lì. Anche Billy viveva lì. Anche Jimmy viveva lì. Ma sono morti. Li avete uccisi voi? In quanti bene vivete lì? Più di noi? Vedi che il team si guarda le mani, ci mette dentro anche un piede. Più di 6. Fa una faccia come, cioè, ha detto un numero palesemente a caso. Più degli amici di Timmy con Timmy. Di più. Bene. E Timmy non ha tanti amici. Chissà di perché. Piano numero 1. Entriamo, trucidiamo ogni cosa che respira e si muove. Piano numero 2. Sembra un po' eccessivo, però vai. Interessante. Sono in attesa di consigli per il piano numero 2. Quello dei prigionieri l'ho già detto. Ah sì, un piano! Certo, possiamo pensarci noi. Allora, beh, a meno che non vuoi che ci pensi Timmy, lo dico con evidente sarcasmo guardandolo. Potremmo lanciare dentro Timmy e vedere cosa succede. Che lo riempono di botte. E lo pisciano. Sì. Sarebbe estremamente divertente da vedere, io vorrei vederlo, già l'idea mi fa sbellicare dalle risate. A questa parte passo. Però una cosa intelligente che potremmo fare, se volete vado io a scoperta. Entro dentro, in mi faccio un'idea. Potrebbero scambiarti per un goblin. Allora, un'offesa terribile, gravissimo. Aspetta quello che dici, perché ho pugnalato gente alle ginocchia per molto meno, prima. Ma prima so di dover lanciare dentro Timmy, insomma, o altri. Mentre stai parlando, dentro, senti qualcosa che ti... qualcosa. Senti Timmy che ti tira i pantaloni e ti abbassi a guardarlo. Timmy allunga tutte e due le manine verso di te. La moneta di Timmy. Io non ti ho mai promesso una moneta, Timmy. Timmy, con Timmy una moneta si compra Timmy un carretto. Timmy, no. E fa le consegne. Timmy, consegne tanto... Timmy. No, sempre puntuali. Timmy, è già tanto. Se noi non ti abbiamo ucciso prima, ricordi? Io ti avevo puntato contro una freccia, sono stata clemente. Non fare in modo che io cambi idea. Una moneta per Timmy, e Timmy è un goblin Timmy, libero. Come è fatto dentro il posto in cui siete? Buio e puzza. Dammi è bagnato. Informazioni più precise, Timmy. Te la darò io. Pieno di te goblin. La darò io. No, ti darò io quella dannata moneta dopo che saremo usciti da lì. E se non uscite? Timmy, che fa? La pensione di Timmy. Oh, no, Timmy, non hai capito. Tu lì, devi Timmy entrare con noi, esatto. Timmy esatto, non entra, Timmy ha paura, lo piscia. Ma tu sei abituato, ci vivevi là dentro, razza di idiota di un goblin. Io... Timmy, ma non ti preoccupare. Allora, signora... Noi? Allora... Signora, è gentile un attimo. Signora antipatica, ragiona un attimo con Timmy. Timmy okay, esce con Billy, Jimmy e Silly. Tutti e tre picchiano tantissimo Timmy tutti i giorni. Timmy torna e Billy, Jimmy e Silly non ci sono. Capo Clark dice: tu, figlio di una goblin malata, hai ucciso Billy, Jimmy e Silly e sei tornato da solo. E mi picchia. E forse stavolta mi caga anche. Con noi come prigionieri, no? Quando campi. Però uno di voi deve sfidare Capo Clark a duello. Dannazione, va campione bene di Timmy. Campione dei goblin. Lo sfida Rune. La vedo... Signora Gentile. Se questo serve per portare avanti la nostra missione, lo farò. Però cerchiamo di capire che cosa fare, insomma. Cioè, io sfido chi volete, assolutamente. Però cerchiamo di capire un attimo cosa fare. Timmy, siamo i tuoi prigionieri? Vero, Cassandra? Questo era il piano, no? Sì, esatto. Ci porti dentro, dici che noi abbiamo ammazzato qualcuno dei Billy, Tilly e quello che è, e poi dici che siamo caduti in una trappola per inseguirti, che è parzialmente corretto.
Non pensiamoci troppo a quello, dai. Io sono palesemente con l'orgoglio ferito. In questo momento passo lo sguardo un po' annichilita. Cassandra, avremo un sacco di avventure da raccontare più avanti, non ti preoccupare, ci dimenticheremo di questo incidente. Allora, comunque, Timmy diventa molto serio. Se questo fosse un anime, sarebbe quel momento in cui Timmy ha lo sguardo basso, la fascia degli occhi non si vede, tutta nera e ha tutte le righe, pensieroso, tetro. E quando rialza lo sguardo con un luccichio negli occhi, vi guarda a tutti, dice: Timmy, vuole troppo bene ai suoi amici. Timmy vi dirà la verità. Se Timmy entra con i prigionieri, i goblin vi faranno delle cose bruttissime. E Timmy non potrà aiutarvi. Soprattutto le signorine faranno delle cose bruttissime, ma anche i signorini, io ho visto fare delle cose che non avevo voluto. E Timmy non se la sente di tradire i suoi nuovi amici. Timmy. Timmy, non... Timmy consiglia di non entrare dicendo siamo prigionieri. Non ci crederanno. Timmy è troppo brutto e stupido per fare prigionieri. Mi sembra davvero strano dare ragione ai goblin. No, va benissimo. Allora lanciamo lui dentro. Allora, Timmy. Era il mio piano quello. Esatto. Timmy dentro punto. Non può fare niente. Allora, Timmy entra e lo picchiano. Come di più. Allora, perché... io, siccome la situazione sta diventando surreale e Verte si sta veramente indispettendo. Ho visto nel mio zaino e tiro fuori ho dei vestiti scuri, neri, corredati di un mantello col cappuccio, e comincio a metterli sopra i miei vestiti. Faccio: allora, voi con sto cazzo di goblin fate quello che volete, io vado dentro nella van scoperta, vedo qual è la situazione e torno fuori a dirvi cosa c'è dentro. Se entro 10 minuti non sono fuori, entrate e fate quello che volete. Perché io avrei anche da fare, c'ho delle cose da fare. Da fare? Rubare al ma mercato? Quelli sono cazzi miei, adesso non è che ti devo raccontare tutto, sempre lì a fare domande, lì a rompere il cazzo. Allora, io vado dentro, vado a controllare, se mi vedete uscire, bene, se non mi vedete uscire, fate quello che volete. Che male che vada, divento il re dei goblin, faccio io tutte le cose che... Madonna, che non mi sembrano proprio delle cime, sti cazzo di goblin, cioè adesso... Proprio... Dai, però a caso e si sente già il re dei goblin. A parte che io ne ho uccisi due e te ti sei presa anche una freccia, quindi non fare tanto la smargiassa, perché veramente cerchiamo di calmarci. Allora, e abbassiamo i toni. Okay? Qui io intanto comunque mi sto mettendo mm-hmm. sopra la roba nera mm-hmm. per entrare dentro. Berta, te la senti di andare da solo? Oh beh, guarda, sicuramente faccio meno casino di queste due che cadono dentro i buchi. Cosa? Quando lei dice cosa, io la guardo, faccio meno casino di voi due che cadete nei buchi. Io prendo una moneta e senza mai distogliere lo sguardo da Werther, tipo la lancio a Timmy dicendo: hai la tua stupida moneta, adesso vattene, qua ci pensiamo noi. Timmy è un copri libero e muore come un pazzo nei boschi. Però bene. Siamo noi quattro adesso. Quando è abbastanza lontano, si gira e gli facciamo con la mano. Poi si rigira e corre. Io gli faccio ciao con la mano. E mi rigiro. Ok. Non è andata come pensavo, ma mi piace. Siete il secondo Patti che gli dà una moneta. Ho un futuro come scaccone. Beh sì, volendo sì. Vabbè, io finisco di prepararmi, mi metto il mio dark clothing, tutto il mio dark clothing, e faccio: allora, io vado, 10 minuti, se non mi vedete uscire venite dentro. Non ti lascerò mai entrare là dentro da solo, ma se allora... insisti. Oh, ma tanto me lo immaginavo, non ti preoccupare. E mi avvio verso la caverna, stando ovviamente, non entrando proprio in pompa magna dritto verso la caverna, ma giustamente fiancheggiando l'entrata, cercando di entrare di sguiscio, termine tecnico di sguiscio. Ok, quindi io direi che facciamo le cose, dai, rimettiamo la sigla, come nei migliori anime chiudiamo con la sigla. Io direi che possiamo chiudere la sessione di oggi con Werther completamente vestito di nero che si muove
in mezzo alla vegetazione. Quando questa finisce, si acquatta contro la parete e da solo va a insinuarsi nell'oscurità del covo dei goblin con i suoi tre amici che col fiato sospeso aspettano il suo ritorno. E la sessione e la puntata si concludono con dei piccoli piedini che corrono all'impazzata. La camera si alza tanto che basta per poter inquadrare un piccolo goblin che corre col sole in faccia, e quando è abbastanza lontano riusciamo a vedere un luccichio che sappiamo non essere sudore, ma piccole lacrime di gioia, perché il piccolo Timmy ha trovato la sua strada nel mondo. Vabbè. E la sessione si chiude così. Okay. Per me l'avventura è finita, ho raggiunto lo scopo di questa gioco. Della vita, basta. Secondo me ci incula il carro. Chiaramente. No, no, io stavo ovviamente correndo verso il carro. Timmy deve venirci a salvare al finale, eh. Durante la fight finale voglio l'apparizione di Timmy con i carretti. Timmy, tra l'altro, probabilmente possibile warlock comandato da una divinità superiore. Chiaramente. Great Old One. Sì, fa ridere perché Timmy è stato nella taverna delle 20 facce e si è concluso che praticamente diventava un cultista di Cthulhu. Vedi, quindi è tutto canon. Vedi, tutto canon. Ottimo. Ci sta. Bene. Spero vi siate divertiti in questa sessione 1. Parecchio. Piuttosto movimentata. Sì. Attenzione, parecchio. Parecchio, no? Devo dire, mi sono divertita un sacco. Attenzione. Ah. Tra l'altro, adesso capisco perché si parla tanto di power player. Stavo già per dire, ma Timmy si può considerare gente comune? Perché nel mio ideale, se li tratto bene, me lo prendo il punto ispirato. Vedi? Ma io teoricamente, con la gente comune, col popolo, cioè c'ho abbastanza, cioè dovrei, diciamo, farmi un po' valere come, allora, diciamo che amicona Timmy. Vai, e goblin non è gente comune. No, fortunatamente. Oh, no. Non è gente comune. Che ora non si incontra tutti i giorni al mercato gente come Timmy. Fortunatamente. Ma per voi no. No, poverino, lo bullizzavano e tutto, non potevo lasciarlo così. Dai, cioè, che pena. Cioè, lui è il goblin dei goblin. Sì, l'ultimo dei goblin. Sì. Comunque, un momento per apprezzare che le due guerriere hanno preso un sacco di mazzate. Il chierico e l'alfing ladro, pam, alla cieca. Il chierico in D&D mena come un fabbro ed è anche tank. Sì, io dico solo che per la conta dei morti nemici sto vincendo io. Per ora. Con me non è che ci vuole molto, ho fatto cilecca sempre. Ma mannaggia, oh, io pensavo di avere sfortuna con i dadi fisici e invece anche Roll20 mi sta dicendo che no. Mi odia. Perfetto. Io dico una cosa, raga, io ho giocato tantissimo su Roll20, è la prima volta che in una sessione sola mi vengono fuori 2-20. Sì, 2-20, cioè tutto quindi... il karma si è preso lui oggi. Con tutti i tiri che ho fatto penso di non aver mai fatto più di 12, tranne l'iniziativa forse dell'inizio. No, ho fatto 12 forse. Molto bene. Ma vedo che in chat dicono Timmy e Sharif. Ragazzi, recuperatevi la puntata perché ci sono un sacco di collegamenti tra Timmy e Sharif. Dovete vederla almeno 6-7 volte e fare la sub al canale per capire. Esatto. I collegamenti giusti. E poi guardarla al contrario. Esatto. Tra l'altro, per ingolosie i presenti, io, come ho detto anche nel video di oggi, domani sarò live alle 15, oltre che mostrare il bottino del Modena Play. Il martedì d'ora in poi porterò una live in cui spiego che cosa avevo preparato e come della sessione che si è vista lunedì prima, e poi ovviamente che cosa si è completamente improvvisato. Oggi non ho improvvisato tanto perché è abbastanza precisa questa scena, ma ci tenevo a sottolineare che l'incontro non è skippabile, ok? A un certo punto ti becchi i goblin, proprio perché il sentire è fatto in un modo per cui devi passare di lì e i goblin li becchi. Non è detto che ti becchino di sorpresa, infatti... Quando Rune mi ha detto vado nei cespugli, se avesse fatto un buon tiro di stealth di percezione, lei si sarebbe accorta dei goblin, invece i goblin si sono accorti di lei, semplicemente perché ha tirato basso. Però Werther li aveva intercettati già prima, quindi hanno potuto giocare una scena che non è stata proprio un assalto all'impazzata, soltanto due sono riusciti a prenderli di sorpresa, ma... Ed è qui che spero il format della live del martedì diventerà interessante... Vedremo proprio come lo starter set, siccome comunque è fatta bene come avventurina, prevede, cioè ti dice proprio
questo combattimento sarà duro, sarà impegnativo, e se hai un party da 5, ok, se hai un party da 4 e magari non c'è il chierico, potrebbero morire tutti, potrebbe essere un TPK, l'avventura te lo dice e ti dice come gestirlo. Dice ovviamente non ammazzare i giocatori nel primo combat, puoi chiuderlo con la loro sconfitta in maniera comunque coerente. E domani vediamo come. Perché c'era anche quell'alternativa lì, che voi prendeste un sacco di schiaffi. Cosa che tra l'altro al gruppo di playtester è andata male, ma non malissimo. Loro si sono beccati un po' di frecce, e purtroppo le frecce quando arrivano fanno male a livello 1. Quindi come voi shottate loro, loro possono shottare voi. Mentre invece la Roby, appunto, in chat ha giocato e hanno giocato il TPK. Cioè il suo party è stato shottato in primo combat durante la campagna dello starter set. E wow, c'è il modo di andare avanti comunque, cioè è un TPK, sì, fra virgolette, nel senso ti mandano tutti a zero, ma puoi andare avanti e a giocare. E ti risvegli. Sì, ti risvegli, immagino, nel campo Goblin. Con però cambia, Goblin cambia non poco l'avventura, cioè ovviamente non è che vai a infilarti nel covo Goblin. È abbastanza interessante. Ovviamente questo escamotage è valido solo nella prima scena, cioè se fai 6 sessioni crepate, probabilmente crepate. E magari loro avevano anche il mago, capito? E allora vedi che non ci serve a niente il mago, io l'ho sempre detto. Vedi, abbiamo massacrato tutti. Via. Per adesso non c'erano tante informazioni che il mago avrebbe potuto dire. Qualcuna c'era, ma non... Nessuna troppo di saliente. Importante, te lo dico io. Nessuna di importante. Nessuna di importante. Bene, bene. Figata. Bene. Domani a che ora fai la live, Samu? Domani alle 15. Alle 15. Sto testando questo nuovo eraglio. Prima a 14, poi 17, adesso provo 15. Esperimento. Vediamo come va. E poi ho una montagna di manuali da Modena. Quindi domani fate vedere la foto dell'incontro tra zio Gabrio e... No, e purtroppo no, perché io ero di frettissima. Abbiamo finito... Possono far vedere in live. No, è che io avevo finito il panel e avevamo mezz'ora per mangiare, poi dovevamo andare in stand ed ero di volatissima. Quindi non c'è... Però l'ho toccato un sacco. Non più ci volte. Sono le prove. E vabbè, bello, noi lo sappiamo. Erano tutti di corsissima. Su questo bamboletto. Su questa bamboletta, dove ti ha toccato? È bello perché erano tutti di corsissima, quelli di Intel. Ah, dobbiamo mangiare così. Io ho incrociato. Vabbè, li ho incrociati tutti. Matt mi ferma e fa: oh, ma sai che c'è? Io non mangio, non ci ho sbatti. Andiamo a fare shopping. Siamo andati a comprare i manuali. Io ho fatto vedere stamattina il bottino di giusto un paio di robine. Perché non l'ho fatto neanche in tempo quasi a comprare niente. Ho fatto vedere stamattina il bottino. No, io invece ho un po' esagerato, cioè me ne rendo conto adesso. Ci sta. Però sono soddisfatto. Sì. Ma ce l'hai Cthulhutek? Ce l'hai il tostapane? Cioè, ma per chi mi prende lei? Cioè, ovvio che sì. Si è offeso, sono accuse pesanti. Ma... Cioè... Ma poi mica prossimamente la sessione di Cthulhutek masterata da raga, ho aperto una pagina a caso, mi viene mal di testa solo a guardarlo, c'è anche l'immaginazione stronza, è un po' stronza. Poi dopo che giocheremo a Cthulhutek vi ricordo che abbiamo questo noi anche da vedere, io ve lo dico, ve lo ricordo. Laura è stata contentissima. Sì, è stato uno dei lavori che ho amato di più. In Cthulhutek riescono a mettere due tabelle in due pagine. È un record. Ma è proprio sbagliato quel manuale, Lisa. Ha qualcosa sì che non no, mi ritratto tre tabelle in due pagine. Non indago oltre. Però erano le pagine dei mecha, devo dire. Quindi ci sta che sia complicato. Cioè, sappiamo tutti che nel momento in cui guidi un mecha è assolutamente fondamentale al fine del roleplay sapere a che velocità viaggia il missile che hai appena lanciato col mecha. Per forza. Se no, stiamo parlando? Non so come fai a sapere come impatta con l'angolazione. Ma la seconda leva a destra cosa fa? È importante. Se no, non riesco a giocare.
L'altra leva. L'altra e perché leva. Abbiamo due leve? Ragazzi, ma vi rendete conto della difficoltà di trovare un cappello a tema se dovessimo giocare a Cthulhu Deck? Oh no. Io mi faccio un cappello di carta stagnola perché faccio quello che crede, tipo che siamo controllati dagli alieni, cioè, tipo bellissimo. No, vabbè. Che è assolutamente facile. Vero, tra l'altro. Esatto, quindi è l'unico perfetto. Che ci ha capito qualcosa. È perfetto. Io sto tutto il tempo con un tostapane così, cioè, non è che nel senso. Devo fare un cerchietto montando un elettrodomestico. Io direi, visto che come tutte le sessioni di gioco live abbiamo un po' snobbato la chat, non siamo potuti stare dietro troppo, io chiedo alla chat a questo punto in chiusura, a quando la campagna decennale di Cthulhu Tech masterata da Annetta live? Decidetelo voi, dateci una data e noi saremo pronti. Che poi secondo me saremo pronti. Esatto. Secondo me poi funzionerà come questa campagna. È sempre che scrive, ragazzi, vorrei fare una campagna nuova. Qualcuno di voi è disponibile? Sì, fatto di nuovo il gruppo, via, fatto. Natale, mi piace come regalo di Natale. Regalo di Natale, campagna di Cthulhu Tech. Un sogno che sia marzo 2022. Ma questo è un casuale, mio meme, casuale. È un mio meme. Ti vedo che tu scrivi lunedì. No, Giotti, cioè, mi sembra un po' affrettato. Non si può perché lunedì c'è questa. Facciamo martedì. Martedì e si chiama. Se non facciamo Natale, domani. Si chiamerà Cthulhu salva il Natale, ovviamente. Al suo 25esimo anniversario di matrimonio. Sarà prende comoda, però. Guarda, non so se... Ma non ho fatto che ansia. Due mesi, cioè, con calma. ma non so se signora Annetta la sopporterà così tanto, Io adesso non vorrei... Oddio, questa mi piace. 29 febbraio fate una sessione di 12 ore ogni 4 anni. Sarebbe perfetto. Lunedì prima di questa, esatto, sì, cominciamo. Siamo tutti belli freschi. Facciamo Cthulhu Tech e poi passiamo a D&D, cioè, mi sembra giusto. Cioè, poi mi ricoverano. Sì, esatto. Vedi, Magikarp dice la cosa giusta, dice il martedì sera Annetta è in live, perfetto proprio per fare la campagna, quindi martedì cominciamo. Domani posto. Si inizia. Laura, domani, perfetto. Domani riusciamo, non riusciamo più a fare il tuo personaggio. Niente scheda, addio disegno. C'è un personaggio di Cthulhu Tech. Tanto ci andranno 2-3 settimane per fare un personaggio di Cthulhu Tech. Mario Paesi. Tra l'altro, cioè... Va bene, ragazzi. Allora, io direi che per oggi abbiamo dato di follia e altro. Quindi vi rimando ovviamente al continuo della campagna, che è soltanto agli esordi praticamente. Lunedì prossimo, ovviamente domani con la live... un po' di analisi di quello che è stata la sessione di oggi, di cosa vi sembra, e appunto l'unboxing Giga. Non so perché Meieta mi scrive taverna. Cosa vuol dire taverna? Cosa mi sta cercando di dire? Beh, un po' come se io ti scrivessi a caso termosifone, credo. Più o meno sì, può più essere. O meno sì. Cioè, nella mia testa è più o meno così. Nel mentre, fate un giro voi, mentre Meieta mi spiega, fate un giro voi di quando possiamo trovarvi live. Live o quando fate cose, prego. Io sono un signore, prima le signore. Laura! Laura! Avete stufato con questa storia? No, fa sempre ridere. Allora, vediamo. Potrei farlo tutti i giorni e sarei divertito comunque. Io domani... Che maledetti. Allora, io domani sera sono live alle 9 da Annetta. Quindi poi lo lascio dire a lei. Anche perché non posso aggiungere molto altro. E poi io le live le ricomincio settimana prossima. Il martedì ricomincia Ti racconto una storia, in cui vediamo come trasformare storie reali, spunti storici in avventure per GDR. E il giovedì con Gianni in cucina andiamo avanti con il nostro ricettario, riprendiamo dopo il delirio dell'incontro con Sam e Annetta di quest'estate, in cui abbiamo fatto cose. Anche se sarà un rientro soft, perché settimana prossima c'è Gen Con. E ho avuto questa brillante cosa con il salotto di Giano, con l'associazione, abbiamo il palinsesto a Gen Con e quindi devo masterare in inglese. Oh, bellissimo. E vai. Yes. Ho detto yes. Tutto. Oh yes. Masterare Cthulhu Tech, sì. Tra l'altro. Ovviamente, esatto. In inglese, certo. Ma comincio adesso, guarda. Fatto. Okay. Mi trovate domani in live con Laura, siete i benvenuti se volete passare in chat a vedere cosa combiniamo con il personaggio di Laura. E la settimana scorsa abbiamo disegnato il mio,
quindi questa settimana disegniamo ancora di Laura, poi vabbè, vedremo se avremo voglia di disegnare qualcos'altro anche durante queste settimane. E niente, mi trovate in live tutti i giorni alla mattina alle 9. Per tutti, oggi abbiamo messo un sacco di cose nuove per tutti i sub, e quindi sono, se passate vedrete un po' di cosette nuove, dagli stemmi alle ricompense, e poi domani sera vedete anche cioè nel senso, Prego, poi prima gli Halfling. Vado io? Allora, vabbè, io classico, io solito, come tutte le mattine 10:30 mi trovate live fino a 1:00. E poi domani, che è martedì, perché devo fare... Grazie, signor Twitch, per avermi messo le ore da fare. Io ne devo fare solo 115 questo mese. Grazie, signor Twitch. Quindi mi trovate sia la mattina che la sera, poi alle 9:00. Quindi 10:30 la mattina e 9:00 la sera. E che cosa faccio domani in live, sia la mattina che la sera? Non ne ho la minima idea. Quindi, come al solito, improvviso. Quindi improvviso come solito è buona, e vabbè, poi vabbè, mi trovate sempre tutte le mattine rigido. Bene, e io invece da martedì a venerdì sono in live dalle 6, finito lavoro, e in teoria stiamo iniziando a rimuoverci per ricominciare la campagna di D&D. Anche se probabilmente come data sarà ultima settimana di settembre, perché bisogna un attimo riprendere roba, e probabilmente questo fine settimana farò una live di recap della campagna, perché bisogna anche quello spolverare un po' quello che è stato fatto. Giusto. Allora, chiudo io ovviamente ringraziando tutti voi in chat che ci avete seguito dall'inizio alla fine, siete stati un botto tutto il tempo, quindi grazie mille. Un grazie speciale a tutti quelli che hanno supportato con donazioni, sub, anche durante tutta la live. Purtroppo non ho potuto ringraziarvi in diretta per ovvie ragioni, ma lo faccio adesso. E toccando l'argomento sub, vi ricordo che mettendo la sub ottenete l'ingresso al gruppo Telegram dedicato ai sub, quindi al Discord dedicato ai sub, Discord dove nel post live, anche voi presenti giocatori, se volete ci si può trovare per chiacchierare del più e del meno, dire due cagate post sessione, farsi due risate, quindi siete ufficialmente invitati anche voi, se non dovete scappare a dormire chiaramente. E tutti i nuovi sub, ovviamente, fatevi mandare dai mod il link per accedere a tutto questo mondo disgustoso che vi fagocitrà e non riuscirete mai più a uscirne, ne avrete fisicamente bisogno da in poi. Detto questo, io ringrazio anche i player di questa sera con cui mi sono divertito un sacco, come sempre, non avevo il minimo dubbio. Spero che vi siate divertiti anche voi, appunto. E con loro noi ci vediamo lunedì prossimo. Io switcho alla schermata di chiusura. E magari stoppo anche Words Together, perché sennò le due canzoni mi vanno in sync e mi esplode il cervello. Vi mando i credits per ringraziare i 1000 nuovi ingressi di oggi. E a domani alle 15, cari miei disgustosi. Ciao a tutti e buonanotte.